Torno sposto e ricominciamo. Lei ha tutte le deleghe? Di chi si è allontanato? Perfetto. Della difesa si è allontanato qualcuno? 37, siamo a 37. Le hanno lasciato comunque le deleghe? Sì. Io ho perso il treno. Mancano difensori della signora Minetti. Sì. Tutte e due. Tutti e due? No. Per la continuazione, no, c'è un'incompatibilità grande come una cassa, non posso neanche cominciare. Eccolo lì, va bene. Sempre più mi convinco, eh? No, a sangue. Va bene. Allora, dunque, si ricorda dove siamo fermate? No, io sì. Allora, eravamo a Genova, lei è scappata dalla comunità, ha cominciato questa relazione non con Lucarisso, ovviamente non ufficiale, perché c'era ancora in piedi il fidanzamento di Lucarisso, e Lucarisso l'aiuta economicamente in questo momento, le trova nella collocazione, eccetera. Allora, nel periodo in cui lei... Ancora la relazione non è ufficiale, quindi è ancora in piedi il fidanzamento del signor Lucarisso con la precedente fidanzata. Sappiamo che il signor Lucarisso la accompagna a Milano presso lo studio dell'avvocato Giuliante. Siccome questo è oggetto di una richiesta formulata dai difensori proprio delle Mora, volevo sapere chi era presente a questo incontro presso lo studio dell'avvocato Giuliante. Io, Luca Giuliante e Lucarisso. Altre persone? Ci aveva aperto la porta una collega di Luca Giuliante. Quindi una collega di studio. E se n'era andata via e poi siamo rimasti noi tre. Quindi non c'era nessun altro presente a questo incontro? No. Ok. Sul contenuto ovviamente il tribunale non entra, immagino che sia un colloquio di natura difensiva, predifensiva, il tribunale non sono stati depositati verbali di... No, non sono stati depositati verbali. Solo per darne atto. Lo so, ci sono delle intercettazioni di cui possiamo sicuramente tenere conto, facciamo qualche domanda su quelle e poi dopo... Anche questo semmai formerà oggetto della precisazione delle parti. Durante il colloquio sono state registrate dei messaggi e degli sms e delle telefonate tra Lucarisso e la sua fidanzata. Ok? La sua fidanzata allora. Nelle quali si fa riferimento alla presenza di altre persone a questo colloquio, incontro, eccetera. Prima di tutto questo posso dirglielo come domanda di tipo generale, non violo nessuna regola. La convocazione presso lo studio dell'avvocato Giuliante aveva un oggetto? Sì, praticamente io... lui voleva vedere se c'era incompatibilità tra avermi come assistita e l'essere lo stesso l'avvocato di Lele Mora, ed è per questo che è avvenuto questo incontro, perché voleva delle precisazioni su cosa posso aver detto sia negli interrogatori che in altre situazioni. Quindi mi scusi, le sono state poste domande relativamente al contenuto delle dichiarazioni che lei aveva reso ai pubblici ministeri? No, mi è stato chiesto... Cosa aveva detto? Cosa avevo detto, perché lui voleva sapere se c'era dell'incompatibilità nel... Va bene, questo è giusto per capire il contenuto di questo colloquio.
Allora, tornando al contenuto dei scambi sia via SMS che verbali tra Luca Risso e la sua all'epoca fidanzata, risulta la presenza di altre persone oltre le persone che lei ha indicato. In particolare, in un SMS si fa riferimento alla presenza di un emissario di lui, non meglio identificato, a meno che non sia l'Arcangelo Gabriele, sappiamo chi pensare. Ricorda che ci fossero altre persone? No. In questi messaggi si fa riferimento anche a, come dire, domande serrate cui lei è stata sottoposta in quella circostanza. Non ho capito, scusa. Si fa riferimento a domande molto serrate cui lei in quella circostanza sarebbe stata sottoposta, a dire del contenuto, perché sono messaggi che intercorrono tra altre persone. Io le chiedo, come dire, precisazioni su questa cosa. Domande incalzanti, si parla, la stanno mettendo sotto torchio, qualcosa del genere, ok? Praticamente io ricordo che in quell'appuntamento c'eravamo io e Luca Giuliante, e a me mi aveva accompagnato Luca Risso. Sì, ricorda che le siano state fatte domande continue, ripetute, che sia stata messa sotto torchio? No, mi è stato detto cosa potevo aver detto e ho spiegato determinate cose che avevo detto, anche delle cose che avevo detto a volte anche negli interrogatori, ma il tutto era nato da una telefonata che ho avuto con Luca Giuliante. Lui voleva una spiegazione per questo, solamente per vedere se era possibile continuare a lavorare con tutte e due. Ok, perché lui in quel momento stava seguendo la sua pratica di affido. Sì. Ok. In quell'occasione... In quel momento non stava più seguendo la mia pratica d'affido, però era rimasto lo stesso, mi sembra, il mio difensore, ma non era capitato... Il suo difensore in quale situazione processuale? Perché era nato dall'inizio da questa cosa della pratica dell'affido, poi siamo rimasti lo stesso, come avevo detto, amici, poi io non sapevo quali erano i ruoli, cioè io lo vedevo più come un amico, solamente che... Ma lei, mi scusi, da un punto di vista professionale, oltre che la questione dell'affido, aveva altri rapporti con l'avvocato Giuliante? Gli aveva conferito mandati per altri processi, procedimenti civili o penali che siano? No. So, penso alla sua denuncia di furto, per carità, non stiamo parlando di questo processo, la denuncia di furto che per cui era stata fermata in Corso Buenos Aires e sempre portata in questura. No, guarda, non ricordo. Vabbè. Allora, anche in questo, sempre nel corso di queste conversazioni o messaggi, si fa un accenno a soldi, guadagni, eccetera. Avete parlato per caso di soldi con Luca Giuliante in quell'occasione? Avevamo parlato perché il tutto, anche la richiesta di Luca di avere quell'incontro per vedere se c'era dell'incompatibilità, era nato dal fatto che io sono stata firmata con dei soldi e avevo detto che quei soldi mi erano stati dati da Lele Mora, e questo gliel'avevo accennato a Luca Giuliante, ed è lì che lui mi ha detto, cioè vieni, parliamone, che cosa... Ecco, questa era una domanda che noi volevamo farle. Ci può spiegare un attimo questa circostanza? È già emersa al dibattimento che lei sia stata fermata in macchina con dei soldi. Sì. Allora, da dove stava venendo, dove stava andando, da dove venivano quei soldi, eccetera. Praticamente io ho avuto dei soldi dal signor Spinelli. Poi dopo la serata quella che era avvenuta in questura, io non ho avuto più contatti con il presidente, sì, Berlusconi. E anche quei soldi che mi erano stati dati da Spinelli, in parte li avevo sperperati e in parte erano rimasti dalla miscela, non li ho potuti riprendere. I famosi 30.000? Sì. Questi 5.000 cosa sono? Praticamente ho insistito tanto nelle chiamate al signor Spinelli per avere un aiuto economico. E in
effetti non ricordo esattamente in che data era successo, mi aveva dato 5.000 euro e, perché avevo chiesto tante volte di avere un aiuto perché non potevo più vedere il presidente Berlusconi, né tantomeno avevo lavoro né niente, e poi sono stata fermata con questi soldi quando mi è stato chiesto da dove arrivavano e avevo risposto me li ha dati le lemure. Perché? Ne ho raccontate tante di bugie, non so neanche il perché delle mie bugie. Vabbè. Questo a noi risulta che le siano stati consegnati direttamente, che lei sia andata a prenderli, a riceverli presso lo studio della Regione Spinelli questi soldi. Sì, perché avevo insistito io con le telefonate chiedendo un aiuto e poi sono andata io dal signor Spinelli. L'ha accompagnato qualcuno? Sì, mi ha accompagnato un ragazzo, signore, che avevo conosciuto nei locali di Luca e credo che lui lavorava anche in questo locale che era l'Albicocca come buttafuori, e gli avevo chiesto se mi dava un passaggio per prendere delle cose mie, che dovevo andare a fare qualcosa, e per lui era più, secondo me, un incontro per prendere un caffè, non sapeva neanche dove dovevo andare. Se sono andata in questo, mi sono fatta accompagnare dall'ufficio del signor Spinelli, che mi aveva dato quei 5.000 euro. Questo signore come si chiama? Questo signore si chiama, per me si chiamava Sergio, e poi ho saputo lì quando era venuto il fermo che si chiamava Vincenzo. Vincenzo? Il cognome non me lo ricordo. Senta, andando un po' avanti, oltre a questi soldi che lei ci ha raccontato di aver avuto dal presidente Berlusconi, ha ricevuto successivamente altre somme di denaro? Dal signor Spinelli. Oltre, siamo arrivati a 5.000 euro. Successivamente ha ricevuto altre somme di denaro dal presidente Berlusconi? No. Lei sa che nel corso della perquisizione è stato sequestrato un suo blocchetto in cui sono riportate una serie di annotazioni con delle cifre ricevute da alcune ricevute da un suo avvocato precedente, l'avvocato Boccardi, e poi c'è un'annotazione: Papi deve dare ancora. Che? Papi deve dare ancora, con l'indicazione di una cifra abbastanza considerevole. Quindi si fa, come dire, una scaletta di quello che sarebbe stato dato e di quello che dagli appunti sembrerebbe essere ancora dovuto. Ci può spiegare queste annotazioni? Quando praticamente era già scoppiato il caso Ruby, praticamente io in quei giorni avevo fatto anche, ho parlato anche con tantissime persone raccontando di ricevere dei soldi. Adesso sparo direttamente. Succede da solo. Prego. Di ricevere dei soldi vantandomi di somme enormi, anche a partire dai 3 milioni fino ad arrivare ai 6 milioni di euro, sia per giustificare quello che era uscito sui giornali, sia per vantarmi con delle persone che a volte neanche conoscevo, avevo conosciuto sul profilo Facebook, mi ero scambiato il numero di telefono, non erano delle persone che conoscevo neanche da tanto tempo. E raccontavo di questa cosa qua, guarda, sì, è uscito questo, però prenderò questo e questo. Cioè, per me era come per giustificare quello che era uscito sui giornali alle persone, ed è successo tutto in quel periodo quando era già scoppiato il caso e tutto era evidente nei giornali, ed era un motivo per vanto, cosa che tra l'altro avevo raccontato per dire anche a Luca Risso, appena conosciuto, non so, a mia mamma, perché non sapevo che spiegazione darle per tutto quello che era uscito sui giornali, a delle amiche, e tra l'altro avevo scritto anche questa cosa qua che avevo conservato in casa,
quando venivano delle amiche a trovarmi, lì le facevo anche vedere, cioè, vedi, sono queste le cose che devo ricevere, guarda, tanto sì, si dice così sui giornali, ma riceverò questo e questo e quest'altro. Ma spiegava anche che titolo doveva ricevere, cioè, voglio dire, se non c'era, come lei ci ha raccontato, non abbiamo motivo di dubitare. Per tutte le persone che mi conoscevano prima, anche quelle in Sicilia e altro, l'essere finita in casa del presidente Berlusconi era una cosa non normale, ma non era neanche per me normale ai tempi, appena mi era successo di entrare in quella casa. Quindi tutta la gente sa che aveva dei soldi, era ricco, e quindi le dicevo, guardate, sì, cioè, e questo era un motivo per vantarsi di avere 5 milioni di euro. 5 milioni, 4 milioni e mezzo, 3 milioni, 6 milioni. Ho detto tantissime cifre, ma di certo se erano cose vere non avevo neanche il bisogno di scrivere delle cifre così, così grandi su un foglio per ricordarmelo. Me lo ricordo anche senza scriverlo. Era solamente per vantarmi con delle amicizie, vantarmi di un cambiamento della mia vita, ma questo l'ho fatto sempre dall'inizio, okay. Di dire anche che sono egiziana, di dire che sono brasiliana. Fermi un attimo, perché questo non ci interessa. Però lei sa che sono state fatte le intercettazioni nell'ambito di questo processo, e in una di queste intercettazioni lei a un certo punto, parlando con una persona amica, fa un discorso di questo tipo. Io non le ho dietro, chiedo scusa alle parti se sono imprecise, formerà oggetto di precisazione alla prossima. Mi ha detto di fare la pazza, mi ha detto che mi coprirà d'oro, e poi il discorso continua su questo tenore. Mi spiega un attimo il contenuto di questa telefonata. Ma il contenuto di questa telefonata è che io in quel periodo, appena è uscito il caso, ero scesa di casa da Rivarolo, avevo visto su tutte le prime pagine dei giornali la mia fotografia. Fa riferimento agli articoli comparsi sul giornale. Sono tornata in casa e non sapevo il perché e per come ero finita sui giornali, non ero riuscita a collegare. Poi subito ho iniziato a fare queste telefonate a tutte le persone che ritenevo amiche oppure che avevo conosciuto, vantandomi di cose che non erano neanche successe, e come dicevo anche che se mi ha chiamato, l'ho sentito, dice di essere innamorato, dice di essere così. Non avevo mai sentito il presidente dopo il 27, mi vantavo di tutte cose che solo per vantarmi davanti a delle amicizie, di spiegare e di motivare quello che, di cui mi vergognavo, che era uscito in quei giorni nel giornale. Cioè sì, dicono questo, però guarda, lui è innamorato, mi darà questo, mi darà questo e mi darà quest'altro. Cioè, mi coprirà d'oro se io faccio la pazza, questo sì. Fingo di essere pazza, faccio la pazza. Io non avevo mai sentito il presidente. Quindi è una sua invenzione. Tutte. Facciamo adesso, faccio fare un po' di un qualche passo indietro. E allora volevo prima di tutto sapere se lei ha mai avuto rapporti sessuali a pagamento. No. Con qualcuno? No. Lei conosce la signorina Iriarte? Sì, l'ho conosciuta in... Chi è? Io l'avevo conosciuta, una ragazza che ho conosciuto sempre frequentando Corso Como, ma... avevo avuto con lei una chiacchierata di cui non ricordo tante cose. E poi l'ho risentita a volte per telefono. E cosa vi dicevate per telefono? La prima volta che mi sembra ci siamo sentite per telefono, non ricordo neanche se ero in comunità o se ero già scappata dalla comunità. L'ho chiamata io perché lei, quando l'ho incontrata in Corso Como, mi aveva spiegato la sua difficoltà, che aveva un bambino, una bambina, non mi ricordo, e avevo capito che aveva bisogno di lavoro, che era in difficoltà e tutto quanto. In quel periodo io non conoscevo gente neanche a Genova, non avevo amicizie, e l'ho chiamata inventandogli pure lei delle bugie, dicendogli guarda, vieni, qua c'è tanto lavoro, andiamo a Portofino,
ci sono dei clienti, possiamo fare tanti soldi, e tutte delle bugie. Tanti soldi come? In quel senso lei, perché da quello che avevo capito da lei, lei era disposta a fare qualsiasi tipo di lavoro. Io pur di avere la sua compagnia per una serata a Genova, le ho inventato tutte queste cavolate. Non ero mai stata in vita mia a Portofino, non avevo mai visto Portofino. E l'ho chiamata dicendogli tutte queste cavolate, solamente con la speranza che lei veniva e mi faceva compagnia una serata, così da non uscire sempre da sola o... Quindi, scusi, mi faccia capire, lei mi sta dicendo che per avere la compagnia di una persona che, vuol dire, conosceva anche poco, perché l'ha vista qualche volta in Corso Como, le propone... Una persona donna. Di una donna, sì, di una ragazza, come possiamo chiamarla, con cui però, voglio dire, non è che avesse un legame particolarmente profondo, era una che aveva incontrato un po' di volte in Corso Como. Quindi per questo lei propone a questa persona di venirsi a prostituire a Portofino. Sì, con la speranza che veniva mi avrebbe fatto compagnia a me, ma non c'era in realtà niente di quello che dicevo, cioè erano solamente delle bugie per avere la compagnia di lei. Praticamente le avrei inventato, poi qua, una volta arrivata a Genova, guarda, cioè la serata non c'è più, cioè puoi rimanere come usciamo stasera e poi dopo se ne sarebbe tornato a Milano, ma le ho inventato un sacco di cavolate. Le avevo raccontato anche che avevo viaggiato, che ero stata in dei paesi con altre persone, avevo fatto tanti soldi, sono stata a New York, sono stata a Dubai, sono stata di qua, sono stata di là, pur di avere il rapporto con un'amicizia con una donna e avere la compagnia che non avevo in quel momento, di una ragazza, ma non ero mai stata neanche a Portofino. Ho capito. Era una cosa sbagliata, però in quel momento non ero normale neanche io, non avevo neanche una vita normale io. Allora, dalle telefonate, poi è probabile che il tribunale abbia mal inteso, la sua amica, la signora Gherardo, in una di queste telefonate fa riferimento a un incontro che sembra essere avvenuto effettivamente, e la rimprovera dicendo: potevi dirmi che mi sarei vestita meglio. E parlate anche di tariffe per le prestazioni. Se la ricorda questa telefonata? No, non mi ricordo questa telefonata, ma io tutto quello che ho raccontato a questa ragazza... di. No, questo è un discorso che le viene fatto dalla sua amica rispetto ad un incontro che si sarebbe già verificato. Non me lo ricordo. Non se lo ricordo, va bene. Dubai, ci ha già accennato che lei non è mai stata a Dubai, che era una balla quella roba di sono tornata a Dubai, ho portato su tot. Non sono mai stata a Dubai, non avevo i documenti neanche per farlo. Ok, senta, un'altra cosa, come si chiama la villa? Lei conosce il signor Giuseppe Villa? Sì. Chi è? È un signore che mi è stato presentato dalla Caterina Pasquino, l'ho conosciuto in un bar di Corso Buenos Aires e me l'aveva presentato perché diceva che era un venditore, lei me l'ha presentato perché era un venditore di diamanti, mi aveva detto lei, e mi aveva detto che praticamente conoscendo questa persona lui ci avrebbe preso per... essendo che comunque di aspetto eravamo carine, potevamo, frequentando i locali di Milano, trovare gente che voleva comprare questi diamanti, potevamo avere una percentuale da lui. E in effetti quando... Mi scusi, avreste dovuto fare, come dire, la testimonial indossando questi diamanti, com'è che funzionava? Non ho capito, mi spieghi. No, portare dei deplian e vedere se c'era gente interessata nel giro per dei locali...
a comprare qualcosa e noi avremmo preso una percentuale, perché da quello che ho capito lui non lavorava, non si appoggiava a nessun negozio e faceva il venditore così di questi diamanti. Poi non so neanche cosa svolge. Poi lui lo stesso mi ha confermato tutto quello che mi aveva detto anche la Caterina Pasquina, che appunto vendeva diamanti. Vi siete visti quante volte? Quante volte non lo so, so solamente che mi ricordo di essere stata con lui a cena e mi aveva portato in un ristorante, perché non sono mai stata a Bergamo, mi ha portato in un ristorante a Bergamo e avevamo cenato, poi mi ha portato al ritorno a Milano, mi ha accompagnato di nuovo a casa, poi l'ho rivisto in altre situazioni, sempre in corso a Buenos Aires, e da lì basta, si erano interrotti tutti i rapporti, perché avevo capito che non mi lantava cose che lui realmente non faceva fare. E quindi lei non poteva sperare di avere un'attività lavorativa in questo modo? Sì, ma neanche la Caterina Pasquino, più che altro avevo speranza che la Caterina si mettesse a lavorare. Ok. Senta, lei conosce l'avvocato Passaro, Antonio Passaro? Sì, l'ho conosciuto come Manuel. Come Manuel, quindi Manuel con lei si riferiva, che era il suo nome d'arte all'epoca. Ha avuto, da quello che ci ha detto, un rapporto profondo, amicale, ma forse molto affettivo con questa persona. Questa è una persona che avevo conosciuto in un locale di Milano sempre. E credo metà novembre, perché prima di aver conosciuto Domenico Rizza, sì. E mi aveva dato ospitalità in casa sua, che lui viveva in via della Spiga, in quel numero che ho sempre dato come indirizzo io del centro estetico, che era il numero mi sembra 50, e mi ha ospitato per 4-5 giorni. Siamo stati a casa, aveva questa casa piccola, un monolocale. E a me piaceva tanto come ragazzo, avevo provato anche, volevo anche avere una relazione con lui, ma lui mi ha sempre detto che mi vedeva come una ragazza giovane, che non era interessato, e ha sempre rifiutato questa mia richiesta di provare ad avere una relazione. Siete rimasti però in rapporti quantomeno telefonici, vi sentivate, cioè non è che... Qualsiasi persona avevo incontrato che mi trattava bene, mi affezionavo, di conseguenza cercavo sempre di mantenere... Quindi posso dire che anche con questa persona, anche con... io lo chiamo Antonio Passaro, Manuel, lo chiamavo Manuel, come lo chiamava lei. Anche con questa persona quindi mantenevo un rapporto di amicizia, di consuetudine. Si confidava con lui? No, praticamente avevamo sempre avuto questa cosa qua, che io ci provavo a volte con lui, nel senso da... Ma perché mi piaceva. Quando vi sentivate, di cosa parlavate? Di cosa parlavamo? Mettiamoci insieme, no? Oppure c'erano anche altri argomenti? No, che okay, io poi ho iniziato a dargli dell'omosessuale e lui poi... Da lì è nato un rapporto d'amicizia in cui ci prendevamo in giro con tanto di battute e si parlava anche in maniera a volte non so, un po' volgare, ridendo e scherzando di tantissimi argomenti, ma cercavo sempre di dirgli: guarda, non sono come dici te una bambina, possiamo sempre provarci, cioè pensaci così, e alla fine lo cercavo sempre nella zona di Via della Spiga. Poi lui aveva cambiato casa, poi ho provato sempre a chiamarlo al suo numero di telefono, a volte rispondeva, poi non rispondeva, ma era poi diventato un rapporto d'amicizia, non ci vedevamo neanche più, perché poi da quando sono andata a Genova io non l'avevo più visto, poi lo chiamavo sempre per telefono, sempre per cercare di avere dei contatti con lui, ma lui non aveva saputo pure dopo di questa storia qua del caso Ruby. In realtà dalle intercettazioni risulta che lei ha parlato con Manuel della sua conoscenza con il presidente. Ma della mia conoscenza con il presidente credo che ne parlavo
Parlavo con tutti, era un modo di vanto con tutti, anche quando salivo su un taxi parlavo del... In realtà alcune delle affermazioni che ci sono nelle telefonate con Antonio, con Manuel, come lo chiama lei, non sembrano tanto un, come dire, desiderio di vantarsi. In particolare il Tribunale ricorda che c'è una intercettazione in cui si fa riferimento alla relazione, rapporto, eccetera, conoscenza tra il presidente Berlusconi e Noemi Letizia, in cui ad una scherzo, provocazione, ce lo spiegherà lei, di Manuel, lei risponde dicendo che Letizia è la pupilla e lei è il culo. Ci spiega che cosa voleva dire? Praticamente io a Manuel, come le ho detto, parlavamo e ci tiravamo ogni genere di battuta. E... Quindi questa era una battuta? Sì, anche perché io di Noemi Letizia non ho mai saputo niente. Una volta, quando è uscito il caso Ruby, poi vedevo che associavano questo caso al nome di Noemi Letizia. Sono andata a leggere, c'era la storia di questa ragazza che si raccontava che lo chiamava papi, bla bla bla, e avevo capito che era un... l'associavano sempre al mio caso. Poi da lì è nata questa battuta anche con Manuel, perché poi a volte parlavamo napoletano, perché c'è stato un periodo della mia vita che io avevo vissuto a Napoli. Non lo so parlare il napoletano, però certe frasi le dicevo per ridere con lui. Lo chiamavo a volte culo culillo a lui, perché era per dirgli sei gay, mi è sempre rifiutato. Sì, non si riferiva a lui. Non si riferiva a lui, si riferiva a me, ma probabilmente era per vantarmi, probabilmente era per tirare una battuta, e d'altra cosa, cioè, stavo scherzando con un amico, era una battuta con un amico in cui non sapevo di essere intercettata. E non... Questo me ne rendo conto, che lei non sapesse se è intercettata. Volevo capire, perché capire che noi... dobbiamo decidere, quindi dobbiamo capire come sono andate le cose. Sì, certo. Allora, questa certamente non è una vanteria, perché anzi è, come dire, un... Mi vantavo di altre cose, non era di questa frase. Sì, perché una battuta del genere, detta rispetto a se stessi, è... Ma in effetti è la frase di una telefonata completa con un amico, in cui io parlo, chiacchiero, abbiamo avuto... Le telefonate che a volte duravano poco, a volte duravano tantissimo, in tutta una telefonata non può essere presa solamente una frase, perché io stavo scherzando infatti, con un amico. Infatti è in un contesto ben preciso, il Tribunale non le sta leggendo tutte le telefonate, anche perché passiamo sei giorni qui e anche perché immagino che saranno fatte oggetto di domande alle parti, sta cogliendo degli spunti per dei chiarimenti che ritenevano necessari. Quindi comunque non è estrapolata da un contesto, questa fase è tutta in un contesto, poi le sarà data lettura integrale della telefonata. Quello che ci interessava, ci siamo focalizzati su questo punto perché ci sembrava la frase, come dire, in quel contesto un po' più forte, quindi volevamo chiederle contezza di questa cosa. Lei ci dice che era una battuta. Una battuta, non pensata, detta ad un amico solamente per scherzare e ridere. Ok. Va bene, adesso poi mi consulto con le mie terribili latere. A me veniva in mente ancora un'altra cosa. Lei prima ha accennato il tentativo anche di spiegare, far chiarezza con i suoi genitori di quanto comparso sulla stampa, eccetera, eccetera, dopo l'esplosione del, come lo chiama lei, caso Ruby. Io volevo avere spiegazioni di una telefonata che è intercorsa tra lei e suo padre, il giorno in cui sua madre era stata convocata in Sicilia davanti ai carabinieri per essere sentita. Noi su questo argomento abbiamo già sentito suo padre, lei immagino lo sappia, lo saprà, che ci ha dato una sua versione. Volevo sapere un attimo, lei ricorda il contenuto di questa telefonata in cui esorta suo padre a
come dire, intervenire su sua madre perché non racconti nulla, perché non parli. Se la ricorda questa telefonata? Cioè, non ce la ricorda? Ho avuto tante telefonate con... No, no, fatta da lei a suo padre, in un momento particolare. Un momento in cui sua madre era stata citata davanti alla caserma dei carabinieri per essere sentita. No, non me lo ricordo. Non ce la ricordo. Ok. Io sono un po' stanca, avete altre domande? Va bene, possiamo sempre riprendere la palla. Ecco, per cui, siccome sono un po' stanca, se ci sono altre domande, il pubblico ministero è autorizzato a cominciare. Signora Rubi, buonasera. Vorrei premettere che l'ufficio di procura userà, come ovvio, sotto controllo del Tribunale, la stessa delicatezza, lo stesso profondo rispetto con cui lei è stata fino adesso trattata nel suo ruolo di persona offesa in questo procedimento e comunque di testimone. Quindi, anche laddove le porremo delle domande su temi piuttosto delicati, sappia che le stesse sono sempre e comunque informate al rispetto nei suoi confronti, e le prego di prima. Lei si senta ovviamente libera come testimone di dire tutto quello che ritiene di dire, non abbia riguardi per nessuno, tantomeno per questo ufficio, sia da fare delle critiche, delle censure, tutto quello che lei ritiene. Se e permette, pubblico ministero, io la ringrazio, però è quel tribunale che decide. No, sì, sì. Era solo per dire di non sentirsi imbarazzata. Se certamente, questo spero che... Allora, signorina Rubi, la prima le farò una serie di domande innanzitutto aperte, cioè piuttosto ampie, e che hanno anche una ratio di garanzia. Lei ha mai avuto rapporti intimi con Silvio Berlusconi? No. No. Lei, nelle serate che ha trascorso ad Arcore e di cui ha descritto sommariamente il tenore, ha mai partecipato personalmente a questi balli, a queste danze che lei ha descritto? Sì, in una serata, che non ricordo quale tra le serate in cui sono stata, avevo fatto anch'io un balletto di danza del ventre. Danze assolutamente normali e prive di qualsiasi... Danza del ventre, il presidente Berlusconi ci aveva fatto vedere dei vestiti che, come dice lui, gli sono stati regalati da Gheddafi ed erano dei caftani simili a quelli marocchini. Io ho visto che era una situazione come essere in discoteca, c'era della musica e tutto, me la sono sentita di fare la danza del ventre che mi piace. Perfetto, perfetto. Lei ci ha descritto un po' le sue vicissitudini e il rapporto che ha avuto con la signora Randazzo Grazia, che è la mamma di Sergio Pennuto, inteso Sergio Corsaro. Ha detto che l'ha considerata un po' un punto di riferimento nella sua, diciamo, nel suo percorso di vita a tratti piuttosto complicato. Io le chiederò il senso, dandole la possibilità di spiegarlo pertanto in maniera, come dire, esaustiva, cioè completa, di alcune intercettazioni telefoniche. Le rimetto alla sua attenzione, soprattutto all'attenzione del Tribunale e delle parti, nella loro oggettiva semantica, cioè per quello che vogliono dire, per quello che è stato detto, insomma, le parole che sono state dette. Partirei da un'intercettazione del 7 settembre del 2010. Il progressivo è il 732. Lei sta parlando con la signora Randazzo Grazia e racconta un po' di fatti. A un certo punto racconta, se vuole, guardi, per completezza la leggiamo tutta, così mettiamo la signora Rubi anche nelle condizioni. Pubblico ministero, sì. Mi chiedo, le conosciamo tutte, le parti le devono conoscere, dia lettura della testimonianza. La ringrazio, la ringrazio. Allora, dice lei, pensa che mi avevano ritirato anche l'altro cellulare per controllare se avevo i numeri della mia famiglia, però per fortuna il numero di mia madre me lo ricordo a memoria. Grazia, ho capito, ho capito. La Giorgia come sta? Dice a un certo punto la Grazia, ma quando trovano poi i numeri di Silvio, di Fede, che fai?
e quando controllano e trovi i numeri di telefono di Silvio, di Fede, ma perché tu non hai visto, cioè tutti gli interrogatori, io ho avuto 32 interrogatori con il giudice Forno, che è uno dei giudici per i minori del Tribunale di Milano, no? E si chiama Forno, sì, si chiama dottor Pietro Forno, ah, Forno, e praticamente tutti i 32 interrogatori, diciamo che due li ha fatti sulla mia famiglia e 30 su Silvio, che adesso praticamente sanno che io vado da Silvio e conosco Silvio, cioè anche, poi gli ho detto scusami, cioè ci conosciamo, io ho negato il fatto che Silvio sa che sono minorenne, lei dice, e gli ho detto che lui sa che io sono maggiorenne, perché non voglio metterlo nei casini, e mi fermo. Quindi lei, ha seguito signora Rubi? Sì. Perfetto. In questa conversazione intercettata dice, a parte il fatto dei 32 interrogatori, che è palesemente una cosa non vera, ma insomma questo è un mio commento, è una mia affermazione, anzi a un certo punto lei dice, sanno che vanno da Silvio, e poi dice, però io gli ho detto scusami, cioè ci conosciamo, io ho negato il fatto che Silvio sa che sono minorenne. Eh sì, gli ho detto che lui sa che io sono maggiorenne. Allora, sembrerebbe, e uso il condizionale da questo brano che le ho letto, che lei ai pubblici ministeri abbia negato che Silvio Berlusconi sapesse che lei era minorenne, abbia negato falsamente. Allora io le domando, il dottor Berlusconi sapeva la sua età? Sapeva che avevo 23-24 anni. Quindi sapeva che era maggiorenne, è corretto? E perché lei fa questa affermazione in una conversazione privata, non presumendo di essere intercettata, immagino? Perché come avevo raccontato delle bugie in delle interrogatori avuti con dei PM, e le raccontavo anche a Grazia e anche tutte le persone che conoscevo, e quando la Grazia sa tutto della mia vita, non le ho detto che ho raccontato di essere la figlia di una cantante, di essere la figlia di un direttore della Yamamay e di avere 24 anni, quindi non le volevo neanche raccontare di aver raccontato delle cavolate così al presidente Berlusconi. Ma scusi, siamo al 7 settembre 2010, il 7 settembre 2010, lei è stata già interrogata dai pubblici ministeri, l'ultimo interrogatorio è del 3 agosto 2010, quello a cui ho partecipato anche io, se lo ricorda, no? Che furono fatti due verbali. Allora, perché lei il 7 settembre alla signora Randazzo Grazia sente il dovere di dire che ha mentito ai pubblici ministeri tacendo il fatto che Berlusconi sapesse che lei era minorenne? Perché? Qual è il motivo per cui lei inventerebbe questa balla a una sua interlocutrice privata, una sua amica? Guarda, non so il perché raccontavo delle cavolate. So solamente che ne raccontavo tante, ma avevo sempre l'esigenza di raccontare delle cavolate. Poi ormai la cavolata era diventata ad un certo momento anche automatica, perché era l'unico strumento che avevo io di difesa con tutte le persone. Ho capito, la seguo. La seguo e ragiono, però voglio capire questo. Lei dice, guarda e guardi al signor Presidente e ai giudici all'Atria, al Tribunale. Io mi inventavo delle cose perché volevo vantarmi e ostentavo anche cose non vere. È questa, no, la sua linea, diciamo, dichiarativa di oggi. Bene, ma che vanto c'è, mi scusi, la seguo, proprio dove mi porta lei a dire ho mentito ai pubblici ministeri negando che Berlusconi sapesse che ero minorenne, dov'è il vanto? Ma questo non c'è un vanto, non è che sempre si raccontano delle bugie per vantarsi. Appunto, lo penso a volte si raccontano anche perché non si ha una lucidità, perché si dicono solamente delle cavolate. Perfetto. Per dire delle cavolate e avere dei discorsi al telefono con delle persone. È una bugia in sé. È una bugia in sé, anche grazie a Randazzo. Questa è la spiegazione che ha fornito la testa. Mi prendiamo atto. Poi lei dice... lui, una cosa proprio un cielo, la interrompo un attimo. Allora, siccome io la stavo minacciando addirittura così, le faccio presente, toccherà a tutti, segnatevi le cose, non mi interrompete gli esami ad ogni piesso spinto, a meno che non ci sia un'opposizione rispetto alla domanda e all'ammissibilità della stessa, ma se è imprecisa la lettura, parziale la lettura, eccetera eccetera, la completerete quando sarà il vostro turno. Mi fate questa cortesia, perché questo è un modo di interrompere le parti che stanno facendo e l'esame, ok? È un modo che il tribunale, di procedere che il tribunale non tollera e non ammette. Prego. Comunque, lei, il punto è che lei a Silvio Berlusconi aveva detto di avere 23-24 anni. 23-24 anni, quindi il dottor Berlusconi sapeva che lei era maggiorenne. Corretto? Sì. Benissimo. E qui dice una bugia fine a se stessa.
Bene. A un certo punto lei dice, proseguo, signori avvocati e signori del Tribunale, non c'è problema. Ho tutti gli aiuti che hai avuto, dice Rubi, li hai avuti tramite lui, e in qualche modo sembra introdurre lo schema di domande che le fa l'ufficio. Gli ho detto no, assolutissimamente, in effetti loro non restia a darmi l'affidamento all'ELE proprio perché pensano che c'era un collegamento nesso con Silvio Berlusconi, grazie, perché d'altronde sono grandissimi amici. Lo dice lei, signora Rubi. Allora, io le domando, le risulta che Silvio Berlusconi e Lele Mora fossero grandissimi amici e che parlassero di lei tra di loro? No. Lei non ha mai sentito, per esempio, i due predetti, il dottor Berlusconi, il signor Lele Mora o anche Emilio Fede, parlare di lei ad Arcore? No, anche perché tutti e tre non li ho mai visti io ad Arcore. Benissimo. No, una volta sì. Una volta sì. Tutti e tre insieme, no? No. La domanda. Perché la volta in cui, mi scusi, questa allora forse ho capito male io, la volta in cui Lele Mora è arrivato dopo cena non c'era Emilio Fede. No, c'era ma non mi ricordavo questo passaggio, mi dispiace. No, comunque. Aspetti, questo è perché forse non ho capito bene io. Avevo capito che lei aveva incontrato più volte Emilio Fede ad Arcore, a parte la prima volta in cui avevate viaggiato sulla stessa macchina messa a disposizione da l'ho Mora. Visto altre volte, ecco. Non so se due o una. Ok, due o tre volte, ok. Che la volta in cui ad Arcore nel dopocena era arrivato Lele Mora, c'era, io così avevo capito, mi corregga se sbaglio, c'era anche Emilio Fede. Avevo capito male? No, io la cosa che so è che sono state delle serate tutte uguali, si svolgevano le stesse cose. No, aspetta. E non so le persone quando le ho incontrate, mi ricordo solamente il passaggio prima di Lele che era arrivato quando noi eravamo già nella sala che veniva chiamata quindi, Bunga Bunga. Quindi non ricorda se in quell'occasione in cui è passato lei c'erano c'era tutte anche tre. Fede. Ho capito, mi scusi ma prego. Vado a leggerle un'altra intercettazione, signora Rubi, che signor, io la chiamo signora Rubi, signora Emma Rucca Carima, che è del 26/10/2010, sempre con la Randazzo. Il progressivo è il 63-60, il RIT è il 32-45/10. Quando le parti sono pronte io inizio a darle lettura. Lei a un certo punto racconta di essere uscita, come si esprime lei, testualmente su tutti i giornali. Faccio rilevare al Tribunale che è il giorno in cui esce il primo e famosissimo articolo sul cosiddetto caso Rubi, il Fatto Quotidiano. E lei dice, sono uscita in tutti i giornali d'Italia, grazie, sì, sì, e che è successo? Caso Berlusconi, Rubi, come? Per il caso Berlusconi, e come caso Berlusconi? Eh sì, ragazza indagata, minorenne che va a casa di Berlusconi, una papi girls, bla 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 bla. Se tu hai il computer puoi entrare e scrivi il quotidiano, il Fatto Quotidiano, sì, minorenne Rubi con Berlusconi. E va avanti. A un certo punto lei dice, e allora, e tu ora che fai, che faccio, che devo fare? A me non me ne frega mica, a me non me ne frega niente, mica mi tocca. Lui mi dice, non ti preoccupare di niente. Ah, ho capito, non lo so, io pensavo quando tu parlavi dicessi un po' così però. Il mio caso, ho saltato alcuni passaggi, è quello che spaventa più di tutti perché alla fine sta superando il caso di Letizia, della Daddario e di tutte. Ah sì, perché alla fine si è, niente, diciamo che adesso siamo preoccupati. Il mio avvocato se n'è appena andato. Ecco, ero con lui, con Lele. Ah, grazie, Rubi. E loro mi stanno comunque vicino. In effetti, però, sempre tornando al discorso di prima, gli ho detto io ho parlato con Silvio. Io gli ho detto che ne voglio uscire, almeno con qualcosa. Cioè mi dà 5 milioni. Però 5 milioni, a confronto del macchiamento del mio nome. Come 5 milioni? Grazie. Rubi, al confronto del macchiare del mio nome, non è niente 5 milioni. Ah, e lui mi ha detto, Rubi, per il momento accontentati che tanto noi ti saremo sempre vicino. Ah, gli ho detto, va bene, tu leggiti i giornali comunque. Sì, certo, domani, dice Grazia. Fatto sta che poi sono su internet, come mi collego, scrivi il Fatto Quotidiano, a caso minorenne con Silvio Berlusconi, bla 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 bla. Allora, signora Emma Rucca Rima, lei a un certo punto dice questo testuale passaggio che io ho annotato, me lo spieghi, siamo qua per capire, e loro mi stanno comunque vicino. Prima dice, sì niente, diciamo che adesso siamo preoccupati, il mio avvocato se n'è appena andato, ero con lui, con Lele, e loro mi stanno comunque vicino.
In effetti però, cioè, sempre tornando al discorso di prima, gli ho detto Lele, io ho parlato con Silvio, io gli ho detto che voglio uscire almeno con qualcosa, cioè mi dà 5 milioni, però 5 milioni a confronto del macchiamento del mio nome. Cosa intende con questo passaggio? Ce lo spiega? Che l'avevo già detto prima, che appena è uscita la notizia sui giornali ho iniziato ad inventare cavolate a tutte le persone che, soprattutto quelle che mi conoscevano, a cui ero affezionata anche giù in Sicilia, dicendo sì, è uscita questa notizia sui giornali, me ne uscirò con qualcosa, ma in realtà io non avevo mai visto né sentito Berlusconi in quel periodo, né tantomeno ho avuto questi incontri di cui mi millanta. Ecco, però c'è una curiosa coincidenza, signora, la posso chiamare Rubio o lo ritiene offensivo, per brevità di non chiamarla il Marucca Rima, signora Rubio? Il 14 gennaio 2011 a casa sua, cioè dove lei viveva, diciamo, viene trovato l'appunto che il signor Presidente le ha menzionato, dove c'è una cifra del tutto similare a questa, anzi identica a questa. Quindi lei cosa faceva? Una strategia, cioè mentiva per telefono e poi creava dei falsi riscontri sulle cose che diceva al telefono? Era una nota in un'agenda di un diario. Ho capito. Che avevo scritto per vantarmi delle persone che entravano in casa, perché se dovevo prendere 5 milioni o 4 milioni e mezzo o 3 milioni non me lo ricordavo, dovevo scrivermelo su un foglio, secondo lei. Però signora, mi scusi, ma uno si vanta mostrando semmai un documento proveniente da un terzo, dice guarda, è un'ipotesi, Berlusconi mi ha fatto una liberatoria, è un'ipotesi, eh? È un'ipotesi. Esatto. Siamo nel mondo della retorica. Ma la sua, vuoi mostrare un suo appunto, cioè che senso avrebbe? Ma proprio perché non mi vedevo con Berlusconi, che non avevo, e lui non mi aveva dato niente, e questi soldi non li ho mai ricevuti, l'ho scritto solamente su un foglio. L'ho seguita alla perfezione, quindi quando venivano gli ospiti a casa sua dice guarda cosa ho scritto sulla mia agenda, ricevere 5 milioni da Berlusconi. Sì. Perfetto, no, io prendo atto. Per lei non è normale, ma io non ho avuto risponda alle domande. Ma io non ho avuto una vita normale da poter avere anche dei ragionamenti normali, come altre persone. Benissimo. Senta, le vorrei fare un'altra domanda. Lei dice mi vanto, però signora, dal brano che qui si legge, è lei che parla, guardi, io non ho nulla contro di lei, è lei che parla, qui sembrerebbe quasi che lei faccia un po' un ricattino al dottor Berlusconi. Ci si vanta mostrando di ricattare un essere umano, cioè lei con i terzi si vantava dicendo dottor Berlusconi, è un'iperbole retorica, se non mi dai 5 milioni, insomma, voglio dire, guarda in che condizione mi trovo. La considera un vanto questo? Perché lei si vanta dicendo che fa la prostituta con i riarte. Sì, l'ha detto lei prima, no? Si vanta dicendo che fa i ricatti, è il suo modo di vantarsi questo, signora? Il mio vanto dipendeva anche dalla persona che avevo di fronte. La signora Randazzo è una persona spregevole, le domando? No, la signora Randazzo, le volevo dimostrare che avevo avuto un cambiamento di vita. Ecco, questa è la mia. Chiedeva delle prospettive economiche rilevanti, in questo senso. Erano delle cavolate, ma li volevo dimostrare quello che... Parliamo sempre di vanteria. Sì. Ok, premesso che lei ci dice che è una vanteria. La vanteria era, guarda che ho delle prospettive economiche rilevanti, sì. Questo? Sì. Ok. Adesso però usciamo, diciamo, dall'analisi anche delle sue motivazioni, ma io le domando, e poi questo è il punto, il dottor Berlusconi gliel'ha mai dati questi soldi, gliel'ha mai promessi? No. Nella maniera più assoluta? Assolutamente no. E lei ha mai avuto trattative dirette o indirette per avere questi soldi con il dottor Berlusconi? No. No, questa è la risposta, corretto? Sì. Sempre dalle copiose conversazioni che lei intrattiene con Randazzo Grazia e con il figliuolo Sergio Pennuto, il 28/10/2010, lei a un certo punto dice, vi do i riferimenti, 65-17 è il progressivo, 32-45 è il RIT, Randazzo Grazia, è Marucca Rima intesa Rubi, e si interpone il signor Sergio Pennuto, che è il figliolo della Randazzo. Perché i giornalisti stanno scrivendo, ma ancora le notizie vere non ce le hanno. Qualcuno della polizia ha venduto gli articoli per guadagnarci qualche cosa, ma io sono a casa di Lele per il momento, ma non siamo preoccupati per niente.
anche perché Silvio mi chiama di continuo. Lui mi ha detto: cerca di passare per pazza, cerca di passare per quello che puoi, pazza, racconta cazzate, ma io ti sto sempre vicino, mi fa di qualsiasi cosa, avrai da me qualsiasi cosa che tu vuoi. Con il mio avvocato gli abbiamo chiesto 5 milioni di euro in cambio del fatto che io passo per pazza, che ho raccontato solo cazzate, e lui ha accettato. In effetti seguiremo questa strada. E poi lei spiega che per lei sono molto importanti i soldi. E la motivazione di queste affermazioni è sempre la stessa, si sta vantando? È la stessa domanda che mi è stata fatta prima. Beh, però con dei contenuti dialogici, cioè di parole diverse. Beh, le notizie dell'interrogatorio erano uscite sui giornali, sì. Avevo dedotto che erano uscite dalla questura. Dalla questura? Non so. Lei ha elementi per accusare la questura? No, assolutamente no. Erano supposizioni che avevo fatto io ai tempi, perché non capivo del perché erano uscite sui giornali, sì, determinate cose. E al di là di questo? E al di là di le questo? Le trattative che sarebbero state avviate tramite il suo legale, il fatto che lei fosse a casa di Lelemora, che la stava tranquillizzando, il fatto che le trattative erano per passa per pazza, eccetera, eccetera. Io non ho avuto nessun incontro né con il presidente, né mai l'ho sentito, né tantomeno avevo delle trattative con il mio avvocato verso di lui. Sono tutte le cose che io mi vantavo in quel periodo con tutta la gente, e la stessa cavolata la troviamo in tutte, okay, in tutte le, con tutte le persone che ho parlato in quel periodo. Va bene. Dicendo e usando le stesse frasi con tutte le persone. Comunque, trattative con il dottor Berlusconi non ce ne sono stati, soldi lei non li ha ricevuti. È questo il fulcro del suo ragionamento. Quelle cifre non le ho mai ricevute. A parte le cifre che lei prima ha detto, i 30.000, i 3.000, i 5.000, queste cifre non le ha mai avute. No. Trattative non ce ne sono state, no. È corretto? Sì. Beh, adesso vediamo l'intercettazione che le è stata già introdotta, quindi mi muovo sempre nel perimetro delle domande fatte dal Tribunale, con il padre, il signor Mamed El Marug, 26-10-2010, pronto, progressivo 63-48, RIT 32-45, è lei che parla con il suo papà. Pronto, chi è? Allo, sì, è successo un problema grande, dice lei. Di cosa? Hai letto? Tu non leggi nei giornali né niente, perché? Qual è il problema? Dimmi, gli dice il suo papà. Vai, se puoi domani compra i giornali, come si chiama, settimana scorsa sono uscito su quello, sul Corriere, su tutti i giornali d'Italia. Sì, e oggi sono uscita anche su un altro giornale, è importante, gira tutta l'Italia. L'importante è che non c'è scritto, Carima sempre, su come si chiama, c'è scritto sul nome, ma non c'è scritto né cognome né niente. A proposito del mio incontro con Berlusconi. Segue breve applauso di silenzio, hai capito? Dice Carima poi, adesso è arrivato, io sono con l'avvocato e stiamo parlando di proposito di questo, dobbiamo trovare una soluzione. Mi ha detto come si chiama, gli ha detto Silvio, gli ha detto dille che le pago il prezzo che vuole, l'importante è che tenga la bocca chiusa e che neghi tutto e dica che può dire anche che è pazza, l'importante è che mi tiri fuori da questi affari, che non ho mai visto una ragazza che abbia 17 anni e che non è mai venuta a casa mia. Adesso stiamo parlando di questo, ti chiamo dopo, quando finisco con lui ti chiamo. Ecco, signora Emma Rugg, io l'ho seguita, mi creda, con grande attenzione. Lei dice, io mi vanto. Che ci volete fare? Ho un percorso di vita anomalo, sono una persona anomala, nel senso migliore del termine, di eccentrica rispetto a un percorso di vita normale. Però qui parla con suo papà. Anche col papà si vanta. Papà, mi consenta. Il padre è una persona importante nella vita di uomo. Non è mai stato presente come padre. Sì, guardi, non voglio ignorare. Stiamo discutendo di una... Esatto. Di una telefonata che è intercorsa tra lei e suo però padre, lei si vanta... non del rapporto generazionale. Esatto. Lei si vanta anche col padre di avere chiesto 5 milioni di euro a Berlusconi, questa roba qua, anche col padre si vanta. Mio padre già non ci andavo d'accordo solamente per la voglia che avevo di andare a scuola, e di voler in tal caso cambiare religione. Figuriamoci se mio padre aveva letto quelle cose su un giornale. Mi scusi. Le ho dato mille spiegazioni. Mi scusi. Lei è teste e deve rispondere alle domande. E la domanda è una vanteria questa anche rispetto a suo padre? Sì. Ok. Il tribunale prende atto di questa risposta. Bene. Il 30 settembre del 2010, avete introdotto il tema, lei viene di nuovo intercettata col suo papà, El Marug Mamed, e faccio riferimento al RIT progressivo 122, 30 settembre 2010.
30 settembre 2010. L'utenza intercettata è la sua. Allora, sono in piedi, sto aspettando, dice Mamed, suo papà, tua mamma vicino alla gendarmeria. Il termine usato è in gendarmerie in francese, dice il traduttore. L'inizio il traduttore. Sono stanco di stare in piedi in quanto sto aspettando dalle 9 del mattino. Faccio riferimento al giorno in cui i pubblici ministeri fanno interrogare la sua mamma, come persona informata sui fatti, ovviamente. Sì, lo so, ho già parlato con lei e mi ha detto che sta da loro, non so, l'ho chiamata alle 9 circa ed era appena entrata da loro. Poi impreca un po' contro, diciamo, gli investigatori, quegli animali sono venuti qui e non sappiamo cosa stanno cercando di sapere. Dice Karima, Mamed, gli altri li stanno ascoltando, hanno instaurato una linea, eccetera, eccetera. Sì, le fanno domande alla mamma, dice Karima, sì, lo so, Karima, le stanno facendo le domande, io l'ho chiamata alle 9 e mi ha detto che stava per entrare da loro, allora io le ho detto di non dire loro niente riguardo a Silvio, proprio niente. Sì, non dirà loro niente, dice il padre. Anch'io le ho raccomandato la stessa cosa. Bene, ma quelli dai quali volevi lasciare i soldi per caso nel loro computer è uscito il nome Karima? Sì. E poi proseguo. Allora, signora, perché la mamma non doveva dire niente dei rapporti con Silvio Berlusconi alla polizia che la stava sentendo su delega di i presenti pubblici ministeri? Su tutte le cavolette che io avevo raccontato a mia madre riguardo ai soldi che inventavo di prendere da Silvio Berlusconi, okay, perché erano cose non vere. Ho capito, cioè lei, sapendo di avere mentito alla mamma, si preoccupava che la mamma potesse a catena riferire le sue menzogne agli inquirenti, e questo è il suo assunto. Quindi lei a sua mamma aveva detto di avere ricevuto dei soldi da Silvio Berlusconi. Sì. E che cosa altro aveva detto di falso alla madre? Che avrei preso, non so più se 4 milioni e mezzo, 5 milioni o 6 milioni, che mi avrebbe cambiato la vita, che... Stai tranquilla, anche se adesso esco sui giornali in questo modo e anche se mi stanno attaccando in questo modo, però faccio un cambiamento di vita e posso aiutarti. Sono le solite cavolate che raccontavo a lei, ma che riportavo anche ai miei amici, ma giravano solo sugli stessi contenuti. Benissimo, l'ho seguita con attenzione, mi creda. Lei a un certo punto, subito, glielo dico subito, se vuole gliela passo anche, perché tanto l'ho già usata. Solo così, no, ci mancherebbe. Ma sono arrivato un po' in ritardo. Vado avanti con il RIT progressivo numero 3103 del 30 settembre 2010 e parto dalla sua risposta. A un certo punto lei però chiama la mamma alle 9.51. Chiama la mamma, lei parla con la sua mamma. Pronto mamma? Zara, va tutto bene, va tutto bene. Zara, sono in quel posto di cui ti avevo parlato. Quale posto? Lì dove mi avevano detto di venire oggi. Sono appena entrata, la comunità hanno detto che vogliono parlarmi, non so cosa mi vogliono chiedere, dice la mamma. Zara, non so cosa mi vogliono chiedere. Solo tu da sola? Dice Karima. Rubi, Zara, mi hanno detto di entrare da sola, mi hanno mandato indietro tuo papà. E lei dice, sì, nega tutto su Silvio. Il termine arabo usato è Alà Silvio. Tu non sai niente. Zara, cosa? Rubi, su Silvio, ti faranno le domande su di lui. Zara, non so chi è questa di cui stai parlando, su chi? Il presidente dell'Italia, vabbè, qui c'è un piccolo errore. Non, no, io non so, non ne so niente, no, non nominerò nulla e non ci mandi nulla e non abbiamo preso nulla da te, va bene. Zara, la mamma, le dice... No, io non so niente, no, non nominerò nulla e non ci mandi nulla e non abbiamo preso nulla da te, va bene? E non sapete nulla di me, niente, ok? Dai, ciao, eccetera. Da quando sei andata via, dice Zara, la mamma, non sappiamo più. Allora, signora, mi spieghi, lei dice, ho detto delle cose false alla mamma, ma lei perché allora, se questa è la falsa riga del suo ragionamento, non ha detto alla madre, alla mamma, mamma, guarda, ti ho raccontato un sacco di palle, abbi pazienza. E quindi spiega alla polizia che io, diglielo, che sono tutte stupidaggini, che io ho detto un sacco di stupidaggini, di sentirmi, che io spiegherò che ho detto tutte stupidaggini. Sono sempre stata la speranza io di mia madre per cercare di cambiarle vita e di poterla cambiare ai miei fratelli. Anche quando lavoravo a Catania ho sempre aiutato la mia famiglia con qualcosa di soldi. E il fatto che c'è scritto da mia madre, ma chi è Silvio può capire quanto è informata sulle cose che realmente sono successe, se non delle cavolate che gli avevo raccontato io. Tua mamma è completamente estranea a questi fatti, ci mancherebbe, però lei ha capito il senso della mia domanda? No, mi dispiace, non lo capisco bene.
mi sembra molto intelligente lei. A me sembra che invece, mi permetta, la domanda fosse abbastanza chiara. Se lei aveva detto tutte stupidaggini a sua mamma e temeva che sua mamma potesse riferire queste stupidaggini, queste menzogne che coinvolgevano una persona importante alla polizia, forse per telefono avrebbe potuto spiegargli: guarda mamma, io ti ho raccontato tutte palle, non è vero nulla. Invece la sua mamma le dice: io non so niente, non nominerò nulla e non ci mandi nulla e non abbiamo preso nulla da te. Che vuol dire? Vuol dire che negherà tutto come le ho chiesto io. Il tutto vuol dire per mia madre che lei di Silvia non sa niente, in effetti lo dice già lei stessa in quella telefonata. I soldi sono quelli che le ho sempre mandato, 1.000 euro una volta ogni tanto quando prendevo qualcosa di soldi, anche quando ero a Catania gli mandavo dei soldi se mai lavoravo. Però insomma il sunto del suo ragionamento è che era tutto falso. Era tutto falso, io volevo continuare con la versione della falsità che raccontavo ai miei genitori e agli amici. Quindi voleva continuare con quella versione, sì. Per questo, sapendo di aver detto il falso a sua madre, le diceva: guarda, di tu il falso, cioè di alla polizia che io non ti ho detto niente, di ai carabinieri che io non ti ho detto niente, nega tutto. Sapendo che quindi due falsi, il suo a sua madre e quello a sua madre alla carabinieri. Ok. Quindi sostanzialmente lei non voleva smentirsi con sua mamma perché voleva continuare a fare la parte di una persona che in qualche modo aveva nelle mani una fortuna. E che poteva aiutarla. E che poteva aiutarla. E al tempo stesso però non voleva che questa menzogna strumentale rovinasse la vita di una persona che non c'entrava niente. Ho capito bene? Sì. E questo è il suo assunto. Sì. E così viene focalizzato al tribunale. Senta, lei ha forse detto... Forse non l'ho capita io questa. No, nel senso che è stata molto chiara e quindi rimane quello che ha detto. No, mi sembra che l'ultima frase io non l'ho capita, quella che aveva detto per ultimo. Assunto non... Assunto. Pubblico Ministero, traduca. Questo è il suo assunto, nel senso... Speravamo fosse... Il punto del suo ragionamento, alla fine, è che i suoi rapporti con Berlusconi per la trattativa dei soldi non esistevano. Che lei stava dicendo stupidaggini alla mamma. Sì. Però non voleva che queste stupidaggini filtrassero agli inquirenti e finissero per rovinare una persona che non c'entrava nulla. Ho capito bene o no? Semplicemente non volevo che mia madre riferisse delle cavolate, dato che io sono quello ho detto, quello ho detto, signora. Perché queste cavolate, non capisco perché queste cavolate avrebbero potuto creare problemi a una persona che non c'entrava niente. Posso, giudice, presidente, solo un attimo. No, mi perdoni, volevo solo chiedere una cortesia. Dica. Posso? Che è questa. Karim Narug parla molto bene l'italiano, sì, d'accordo? Ed è una ragazza, scrive anche molto bene. Ed è una ragazza intelligente. Premesso questo, però, nel momento in cui le si fanno delle domande e le si contestano delle telefonate, se le si contestano in precedenza delle telefonate che hanno delle date successive, quali quelle che ha contestato prima, che hanno data di ottobre, cioè quando Karima è emerso il fatto sui giornali e parla di somme importanti, 4,5 milioni di euro. Poi le si contestano successivamente delle telefonate che hanno date precedenti, se non ho mal compreso, settembre 2010, e le si chiede se sta parlando di denari, quelli di cui parlava nell'altra telefonata. Sono cose molto diverse. Non sono precedenti. Perdonatemi, soltanto chiedere le date, perché invece l'ho seguita con attenzione. Prendo la sua sollecitazione e... le date le ho sempre detto, l'accolgo. Ma lei per gentilezza le ripeta, perché vorrei capire, ripeto, queste telefonate ultime con la mamma sono settembre 2010, mentre le telefonate che lei ha contestato in precedenza sono di fine ottobre 2010. Quindi lei ha dato lettura delle date. Allora, se adesso ci consente... No, ma io vi consento, ci mancherebbe altro. È semplicemente che nel settembre 2010... non ci sono, credo, telefonate precedenti in cui si parla di milioni di euro, perché il fatto non era ancora apparso sui giornali. Ma infatti non ha parlato di milioni di euro. Perché la ragazza ha risposto che i soldi di cui parlava erano i 1.000 euro che mandava ogni tanto, compreso male? L'ha detto, sì, sì. Grazie. Ed è verbale, è stata molto chiara. Ed è verbale. Forse non era stato per me, evidentemente non è così, avvocato Berrani. Capito. Procardi, non le era stato chiaro, per il collegio era chiaro, prego. Lei ha detto di essersi innamorata di Luca Risso, che poi è papà di sua figlia, quindi insomma un amore che è andato avanti, e addirittura di avere fatto quella esibizione che poi mi sembra che abbia portato a un processo penale a Genova, giusto? Per cui il Risso è stato condannato, mi sembra, l'ho letto anche io sui giornali, per la verità,
per gelosia, perché c'era la sua ex fidanzata, ha visto che il Risso era, come dire, gentile o comunque interessato alla sua presenza o fingeva di esserlo, e lei ha voluto fare questa ostentazione per riappropriarsi dell'attenzione del suo segreto fidanzato in quel momento. Il 7-10-2010, scandisco bene la data, 7-10-2010, c'è la telefonata 58-45 che lei intrattiene con il Risso Luca. Il 7-10, signora, il 7 ottobre, lei aveva già una relazione sentimentale con Luca Risso? Sì. Sì. Per correttezza le faccio presente che il giorno successivo l'interrogatorio, tra virgolette, diciamo l'incontro, via, che lei ha avuto con Luca Giuliante, di cui ha parlato prima, per metterla nelle condizioni di rispondere bene. 7-10-2010, 19-21, c'è questa intercettazione. Lei parla con Risso, che, con cui in quel momento aveva una relazione. Ascolta una cosa, mi sono sentita con lui. Chi è lui? Lui il grande, dice Risso. Lui, Gesù comunque. Vabbè. E mi sono sentita con lui che mi ha chiamato. Mi ha chiamato proprio 3 minuti fa, poi dopo mi ha chiamato Ruba. Mi ha detto che si è sentito con Lele, che io ho fatto. Mi ha chiamato? Ruba. Ruba, così. Ruba. Come è scritto, così esatto. Viene letto. Ruba sarebbe. Sì. Ruba. Mi ha detto, si è sentito con Lele, che io ho scritto tutte le cose con l'avvocato, e mi ha detto che ha saputo che ho detto tante cose. Gli ho detto, guarda, io ho detto tante cose, ma ne ho nascoste tantissime. Mi fermo. Quando lei dice che ho scritto tutte le cose con l'avvocato e mi ha detto che ha saputo che ho detto tante cose, a che cosa si riferisce? Messo il fatto che io in quel periodo avevo sì una relazione, ma era una relazione clandestina con Luca Risso, non era il mio fidanzato, ma era il fidanzato di un'altra. Ma lei con l'avvocato Giuliano ha parlato della relazione clandestina con Luca Risso o di altre cose? Stavo spiegando quello che mi ha domandato. No, lei deve rispondere. E stavo rispondendo. Non stava rispondendo. Il tribunale ha il potere di intervenire, se il test è... Sì, a me mi sembrava una risposta. È sulla dalla risposta. Non è la risposta. La risposta è... relativa al contenuto della telefonata? Della telefonata in relazione al contenuto del colloquio che lei ha avuto con l'avvocato Giuliante, che per quello che ci ha detto prima, mi faccia terminare e non parli mentre parlo io. Scusi. Per quello che ci ha detto prima, aveva ad oggetto la preoccupazione dell'avvocato Giuliante di un problema di incompatibilità derivante da quanto lei aveva dichiarato ai pubblici ministeri che l'avevano sentita. Quindi Luca Risso non c'entra in questa vicenda, se non come persona che l'ha accompagnata, abbiamo capito. Quindi, commissario, le spiace rileggere la telefonata, sì, e rifare la domanda, grazie. Sì, mi ha chiamato 3 minuti fa, poi dopo mi ha chiamato Ruba, mi ha detto che si è sentito con Lele, che io ho scritto tutte le cose con l'avvocato, e mi ha detto che ha saputo che ho detto tante cose. Gli ho detto, guarda, io ho detto tante cose, ma ne ho nascoste tantissime. Allora, chi ha saputo che cosa ha detto all'avvocato? A chi si riferisce in questo passaggio lei? Con cioè, di cosa parla? Sì, ce lo spieghi. Sì, ho raccontato altre cavolate a Luca Risso. Cioè, le domando, signore Luca, però non si confonda, adesso non voglio essere, stia sul pezzo, diciamo. Non riesco a stare sul pezzo, no. Dato che non posso rispondere. No, no, nel senso che non la voglio confondere, ecco, le domando, lei sta parlando del 6 ottobre 2010, dell'incontro che ha avuto con Luca, sì, Giuliani, ecco, questo, perfetto. E chi è che ha saputo che ho detto tante cose? Mi riferivo al presidente Berlusconi in quella telefonata, ma erano delle cavolate, dato che io 3 minuti fa non avevo sentito il presidente, ecco, Berlusconi. Infatti io le avrei chiesto proprio questo, esatto. Lei dice che 3 minuti prima ha sentito Silvio Berlusconi, non è vero? No. Non è vero. Lei in quel tempo quale cellulare aveva? Avevo un cellulare, il mio. Cioè, scusi signora, stiamo parlando del suo cellulare che viene sempre intercettato, no? Che è il 345, sempre intercettato durante le investigazioni, nei limiti di legge, 3, 4, 5, insomma il 6, 7 finale.
E lei aveva altri cellulari, cioè è vero o non è vero che lei aveva sentito il dottor Berlusconi? Non aveva sentito il dottor. Non aveva sentito Berlusconi. E lei al signor Risso dice la verità o il falso su il questo? Il falso. E anche quando dice che ha saputo che ho detto tante cose, cioè non le risulta che Berlusconi avesse, dottor Berlusconi avesse saputo quello che lei aveva detto? No, perché come avevo raccontato delle cavolate al PM, ho mantenuto la stessa cosa anche nei racconti. Beh, davanti a Luca Giulianti, in cui c'era presente in quell'incontro anche Luca Risso, e ha sentito parlare della Gelmini che si masturbava e della Carfagna, ed erano racconti non veri, e per quello che avevo detto ne ho nascosti tanti altri. Però mi perdoni, ho capito perfettamente, ma lei quindi a Giulianti aveva raccontato queste cose? Cose che avevo raccontato a noi? Sì. A noi, le cose che aveva raccontato a noi. Quindi fu un interrogatorio specifico sul contenuto dei verbali resi ai PM. Sarà stata un'ora e mezza o un'ora che avevo parlato con Luca Giulianti. Per capire Giulianti, se lui era incompatibile o no, questo, giusto? Ma Luca Giulianti era anche un mio carissimo amico. Ho capito, sì, certo, questo risulta chiaro, però appunto la motivazione, lei aveva detto che le era stata data per questo colloquio con l'avvocato Giulianti, era che correttamente l'avvocato Giulianti voleva valutare se c'era una posizione incompatibilità tra la sua figura di difensore con di Lele Mora e la sua figura di avvocato, non abbiamo capito in quale procedimento suo. Ok, prego. Posso? Sì, certo. Continuare. Certo, signora. In effetti io avevo raccontato alcune cose, ma la cosa che voleva sapere Luca Giulianti era solamente sull'incompatibilità, ma io raccontavo di tutto a tutti gli estranei, figuriamoci ad uno che ritenevo una persona quando come Luca Giulianti. L'avvocato Giulianti, di fronte al suo fluente racconto, adesso lei addirittura ha menzionato due parlamentari, io non l'avrei neanche fatto per la verità, guardi, però lasciamo perdere, capisce il contenuto, non l'ha bloccata, non aveva capito subito che c'era incompatibilità o no, gli ha fatto raccontare tutto? No, perché insistevo io sul raccontargli determinate cose. Quindi lei non insisteva con Giulianti. Certo. Però, insomma, la telefonata con Silvio Berlusconi non c'era stata. No. Poi lei va avanti con le intercettazioni, con la conversazione, ci sono vari riferimenti, e dice... Vado avanti proprio testuale, cioè perché volevo che tu non venissi mai messa in cattiva. Allora, riprendo da qua, se no lei non capisce. Vai, sennò... Però io sì, se ho fatto quello che ho fatto e volevo... Non sono stupida, a volte posso sbagliare No, allora, senta. Capire, guardi, siamo tutti stanchi, quindi ci rendiamo conto anche della sua stanchezza. Però deve capire una cosa, che alcune premesse non sono affatto... Anzi, nessuna premessa è stata offensiva. In particolare... Siccome prima il suo difensore ha rilevato il fatto che lei, per quanto si esprima e comprenda bene l'italiano, ha a volte, come dire, delle comprensibili difficoltà, quindi quando le si dice, comincio all'inizio perché non capisce, non stiamo dicendo affatto che lei non capisce o che non è stupida, ma che può avere, in quanto straniera, delle comprensibili difficoltà ad comprendere fino in fondo il contenuto di quello che le sta leggendo, ok? Quindi si comincia dall'inizio, perché omettere dei pezzi può essere fuorviante rispetto alla sua comprensione. Grazie. Prego. Guarda che ho detto tante cose, ma ne ho nascoste tantissime, riprendo da qua, Gli ho detto tutte quelle che ho detto, le ho dette per un semplice motivo, che ero messa davanti all'evidenza, non potevo negare, mi fa, ma noi non siamo in pericolo, noi non siamo in difficoltà, mi fa, però sono cose da superare, gli ho detto sì, però io ti volevo fare un'altra domanda, gli ho detto, che è quella che mi interessa di più, mi fa, dimmi, gli ho detto, cioè io voglio che almeno da tutta questa situazione io ne esca con qualche cosa, perché di tutta la situazione, cioè sinceramente non me ne frega niente. Lui fa, è normale, eccetera, eccetera, e poi dice, la mia proposta che ti avevo fatto prima resterà sempre la stessa. A cosa si riferisce? A chi si riferisce, a cosa? Sempre alla solita cavolata dei soldi. Milioni che variavano da situazione a situazione. Quindi diciamo che per tutto il resto della telefonata possiamo dare per scontata questa risposta, cioè che lei sta millantando con il suo fidanzato segreto. Non era il mio fidanzato. Lo chiede come vuole, signora. Non era il mio fidanzato. Amico. Sì, sì, col suo amico. Ai tempi non era il mio fidanzato. Sì, sì, ho capito. Però aveva già una relazione affettiva. Avevo una relazione con lui e sapevo che era fidanzato con un altro, cioè, e ai tempi mi diceva che anche
non riuscivo neanche a lasciarla, quindi non sapevo neanche se potevo fidarmi di lui o meno. E allora? Io poi mi sono scoperta innamorata e anche lui, adesso siamo... Allora, per precisione, visto che lei, nonostante le sue difficoltà, è molto precisa sui termini, diciamo che era, come dire, la sua storia segreta in quel momento? Infatti l'avevo detto. Perché ce l'ha detto prima che lo vedeva, cercava di vederlo, andava lì ai locali per vederlo, eccetera, eccetera, che ovviamente però c'era questa presenza ufficiale che impediva ci fosse un fidanzamento vero. Sì, in Italia si chiama amante, poi mi sono scoperta innamorata e mi sono messa con lui. Va bene, quindi richiamati gli estremi dell'intercettazione, la rimettiamo all'attenzione del Presidente, del Tribunale, la risposta è sempre la stessa. Sì, certo. E partiamo proprio, mi permetta, da questa premessa, che lei sta millantando e sta facendosi bella, tra virgolette, con Luca Risso. A un certo punto vado dopo, lo dico subito, al 19-12-2010, l'utenza intercettata è quella in uso a Elmar Ughe Karima, 342-02-31-996, e il progressivo è l'11-64 del 19-12-2010. Ci sono una serie di sms con un interlocutore che si chiama Carlo Attubato. Carlo, ciao, fammi sapere per il giovedì se ci si vede. Ricordati, non più di 350.000 euro, capito? A presto, fammi sapere. Risposta, trovate te domattina, ti mando mail, tranquilla, non preoccuparti che mi ricordo di te. Mandami, vado in sequenza, mandami alla solita email la brochure Luca Risso, ok, speriamo che sia 300.000 euro, se non va bene la somma iniziale speriamo bene. Tesoro, una bellissima 2,90, Attubato a lei. Lei ha Attubato. Quanti metri quadrati? Tanto dato che me la regala, posso anche scegliere qualcosa di carino. Ti faccio una breve descrizione dell'appartamento. Palazzo signorile, appartamento metri quadri 70, posto al piano rialzato, nuovo, composto da ingresso, zona giorno. Con soggiorno, cucina a vista, bagno, soppalco con zona notte, parquet, aria condizionata, diffusione sonora, allarme, riscaldamento centralizzato. Risposta, più grande preferibilmente, come già accennato, tipo abitazioni, peschiera in senso singolo e villettine, capito? Punto esclamativo. Tesoro, la casa te la dà già con mobili nuovi, fuori Milano non ho niente, calcola che sul pezzo possiamo trattare. Fammi vedere prima la brochure e poi mi faccio un'idea, ma sinceramente, 70 metri quadrati, SN, pochi, sono pochi, con la K e il punto esclamativo. Ok, ma 300.000 di più non trovi, le risponde il signor Attubato. Risponde lei, fai di più, tanto me la regala Zietto. Tanto me la regala? Zietto. Allora, chi è Attubato? Probabilmente era il proprietario di qualche agenzia immobiliare. Lei stava tenendo una trattativa per l'acquisto di una casa nel dicembre del 2010? Sì. Ma era una trattativa vera? Era una trattativa sempre falsa. Falsa anche questa? Sì. E si vantava con Attubato, quindi? No, non mi vantavo con Attubato, mi vantavo davanti alle persone che potevano leggere il messaggio oppure sentire le telefonate con Attubato. Quindi lei mandava il messaggio e poi li mostrava ai terzi, dicendo guarda, mi sto per comprare la casa. Non mi ero sentita con nessuno in quel periodo, lo zietto poteva sempre essere Berlusconi. Però non è vero, nel senso, non è vero che il dottor Berlusconi aveva dato i soldi. Mi sentivo con Berlusconi, esatto. Sempre un motivo di male. Esatto, questo volevo capire. Allora, stia attenta alle date per cortesia, sennò poi. Allora, la 14.58 del 23-12-2010, lei parla con un interlocutore che viene identificato come Mussavi Algaravi. Qual è la data, scusami? Gliela ripeto subito, 23-12-2010. 23 dicembre 2010. Esatto. 2010, il progressivo è il 14.58. Lei parla con Algaravi Mussavi, che deduco sia un cittadino arabo, insomma, nordafricano, non so. Allora, ciao tesoro, ciao tesorino, dove sei? A Sanremo, tu? A Sanremo ancora, sì, io sono a mangiare a Genova, sono al Five Diamonds qui a Milano. A cazzo, sono tornato. Stamattina io praticamente, e che cazzo a saperlo, risatina.
vabbè, qualche imprecazione, finalmente che mi sono liberata da quello e da quello stress, almeno potevamo vederci. Minchia, ma veramente, porca putta, ma quanto rimani? No, adesso lei, per fortuna, no, cioè rimango fino alle tre, poi torno dallo stress, comunque ti dicevo, e lui aveva la mia password di Facebook. Vedendo i tuoi messaggi si è incazzato. Ma a parte, ma non è solo così, è con tutte le persone che mi scrivono su, ascolta e sparisci i miei messaggi. Ma che cos'è che ti avevo scritto? In fondo non ti avevo scritto niente di strano. No, per il video, queste cose che pubblichi mi fa, ma perché questo qua pubblica sempre? Ma ci hai parlato anche al telefono? E dice un po' di cose. Mi ha detto che si, poi parla un po' di fatti suoi e salto. E per la correttezza vado alla pagina 94. Va bene? Allora dice UT, cioè l'utente intercettato. Allora praticamente io ricevo 20.000 euro ogni martedì. No? È lei, signora El Karima Marouk. E lui gli dice sì, punto interrogativo. E questi 20.000 euro ogni martedì lui pretende di tenermeli perché dice che io sono spendaccione e perché dice che comunque. Scusami, da dov'è che prendi 20? Almeno sia, dov'è che siamo interlocutore? Li prendi questi 20.000 euro al mese, da dov'è che arrivano? Li voglio anch'io, ride. Risata, risatina. Praticamente lui dice che sono spendacciona, dice lei, utente, e bla bla bla. Sì, lei, tu riesci a trovarmi, non dico una ragazza delle tue zoccole, una donna che sappia parlare bene e perfettamente l'italiano, che ci capisca qualcosa di banca e roba varia, che possa? Sì, interlocutore vuol dire int. Lei, chiamarlo, e parlare con lui dicendogli pronto. Si inventa un nome con cognome, dice Ruby, interlocutore. Sì, sono la segretaria, dice lei, Ruby, del signor Spinelli. Sì, guardi, siamo lì, gli volevamo dire che comunque i 60.000 euro che spettano che sono di Ruby e dovrebbero trovare prima una banca tipo Monte Carlo e roba varia. Gli dice il suo interlocutore, no, ma bisogna che la facciamo insieme questa cosa. Poi se hai bisogno di fare veramente degli investimenti, invece di dare i soldi in mano a qualcuno, te sei giovane, sei una brava ragazza, però sei molto ingenua, devi stare attenta. Lei dice, io ingenua? Non lo so, io ingenua non mi conosce ancora. Comunque ride. No, però tu, dice lui, lei, comunque, lui, vabbè, tu saprai e ti rifè e ti ho fatto. E lei, no, non sono affatto presuntuosa. E comunque consigli li accetto. Comunque ti devo dire i miei soldi, dato che comunque gli diremo così, è proprio il dirglielo per far sì che lui non me li tenga lui, capito? Che pensi che sono loro a tenermeli. Ok, li tratte... Però sono io a tenerli in mano, li tratteniamo, hai capito? E lì possiamo versare su un conto. Tu mi dici dov'è che ti interessa e gli dici guarda, apriamo un conto e li versiamo sul conto, su questo conto qua d'ora in poi, sì, possiamo dire questo, clacson in sottofondo, sì, e dirgli così. Non sono... Però deve essere una donna, dice lei, signora Emma Rugg, una donna capace di parlare, chiamarlo, di dirgli guarda sono 60.000, d'accordo, più i 20.000 di questa settimana, perciò sono 80.000, dov'è che li dovremmo versare, ci deve preparare un conto in banca, in una banca, eccetera, perché lui sa che non possono versare qua in Italia, sì certo, perché comunque appena metto il minimo centesimo vengono, mi controllano il tutto, perché comunque sai, ma questo appena c'ho un centesimo in mano è collegato al discorso, sai di chi, e perciò gli trovo una banca e noi depositeremo i soldi direttamente su quella banca, perché non vogliamo darli in mano a lui, perché comunque sì, gli dico di fornire una banca estera, ok, per depositare, dice lei, Ruby, 80.000 euro e ogni volta verrà depositata ogni settimana 20.000, così lui poi è tranquillo e io mi faccio i cazzi miei, allora capito? Dice lui, no, ti faccio, sì, quello non c'è problema, ti posso fare sta telefonata da una mia collega, la segretaria, non c'è problema, tanto per me, segretaria, bravissima, bravo, ma facciamo che la mando.
lei dice sì, inventa un nome e compra una scheda piuttosto, colpo di tosse dell'interlocutore, che lo faccia con un numero vero, perché comunque sì, se lo chiamano già in privato lui dubita. Questa è l'intercettazione. Un po' lunga. Sì, lo so. Ci pensi un attimo, l'ha seguita tutta quanta? Ci pensi un attimo? No. Con chi parla? Chi è questo Mussavi? Non me lo ricordo. Non se lo ricorda. Ma a cosa si chiedono questi 20.000 euro a settimana, i 60.000 euro? Probabilmente sarà qualche altra cavolata, ma non mi ricordo neanche di aver parlato con una persona così. Certo. Perché qui sembrerebbe, qui lei suggerisce, poi lei dà la spiegazione, io l'ascolto e tutti l'ascoltiamo, al suo interlocutore di chiamare una persona per dirgli, per fingendo di essere la segretaria della Ragioneria Spinelli. Chi è questa persona nei confronti della quale doveva avvenire questa telefonata? Non me lo ricordo. Le domando, è Luca Risso per caso? Non me lo ricordo, veramente non me lo ricordo. Non so neanche al Gavi Mussa. Le fornisco la mia spiegazione, vediamo se è corretta, se ho capito bene. Lei suggerirebbe, secondo quello che capisce l'ufficio del pubblico ministero, che può essere sbagliato, a questo signore di investire una sua amica, di fingere di essere la segretaria di Spinelli, di chiamare Luca Risso e di dirgli: guardi, da qui in avanti i soldi non li tiene più lei, ma li diamo direttamente a Rubi. È così o no? Ho capito bene o ho capito male? A parte che io non avevo preso nessuna lira e né tantomeno Luca Risso ha mai tenuto per me dei soldi. Ma io non mi ricordo proprio il contenuto di questa telefonata, non mi ricordo di Algorno Mussavi. Il signore non si ricorda di questa telefonata e ovviamente quindi, la sua spiegazione. A prescindere dalla mia interpretazione, i fatti sono falsi perché lei i soldi non li riceveva. È questo l'assunto? Sì. Sì. Posso fare una piccola domanda? Luca Risso le ha mai detto di essere un po' spendacciona? Le ha mai rimproverato di essere un po' spendacciona? Tante persone mi hanno rimproverato. No, io non sto chiedendo se Luca Risso, delle altre persone non me ne importa. Se Luca Risso le ha mai accusato di essere un po' manipolato, un po' spendacciona? Sì. Ok. Prego. Qualunque sia la spiegazione di quella telefonata, i fatti sono falsi, è corretto? Lei non prendeva nessun 20.000 euro a settimana, nessun soldo in quel momento, è corretto? Ho capito bene? Sì. Lo dica? Sì. Perché sì, non voglio sovrappormi a lei. No, l'ha detto, è chiaro e a verbale d'udienza. Bene, signor Presidente, chiedo scusa. Ora riprendiamo un attimino il tema Iriarte, per tornare alle telefonate, perché dobbiamo capirle. Vado al progressivo numero 749 del 20 agosto 2010, sono le ore 1:57. Lei, Emma Rughe Perima, parla con la signora Iriarte Osorio Diana Maria, quella di prima, se si ricorda. Sì, quella a cui mi sono riferita io. Chi è? Pronto, chi è? Come chi sono? Karima, come chi sono? Karima, chi sei? Non c'ho il numero memorizzato. E poi lei le rivolge degli insulti scherzosi, Diana a lei. Ride, Remina, come stai? Battute. Dove sei? Milano? Domanda lei, Karima. Sì, sono un po' in giro durante le notti. Sì, e dove sei tu? Diana a lei. Cos'è? Per lavoro? No, come sempre. Sì. Ride. Qualche epiteto. E tu dove sei? Sei a casa? E Karima dice: no, io sono a Genova. Ah, sei in Liguria, sei anche tu? Sì. Come anche tu? Perché? Perché m'hai seguito tu, dice Karima ridendo, è una telefonata condita da risa. Sì. Karima, cioè io scappo da te per avere un po' di pace in più e tu vieni dietro di me, dice Karima. E Diana ride: sei in Liguria, bene, in che parte di Liguria sei? Sono a Sant'Ilario, il paese di Bocca di Rosa. Ah, che bello, sì, il paese della Bocca di Rosa. Cazzo, devo venire anch'io, vedi? E vieni, Nina, a proposito, quella sera che t'ho chiamato, tu forse eri ubriaca fradicia dopo che ci eravamo lasciati, sì, ride, e non mi hai risposto, e mi ha risposto quello là, e poi c'era a proposito il ragazzo, quello lì con la Lamborghini, e mi ha continuato tutta la sera a mandare messaggi a raffica, tutta la sera, e alla fine te non sei andata, punto interrogativo, ma no, te sei pazza, ride. Io, dice Karima, solo tre, se non sono tre non vado. Ah, ma niente, ma allora io ti chiamo domani e ci mettiamo d'accordo per vedere se vengo anch'io sul posto. Forse non ha sentito. Può ripetere per il ministero? Subito, grazie. Pronuncia affrettata, Karima. Diana ride. Io solo tre, dice Karima.
ridendo, e se non sono te non vado. Ah, ok, ci vediamo, ci vediamo. Allora, lei aveva conosciuto dove Diana Iriarte Osorio? L'ha detto prima, in Corso Como. A Milano. Si erano incontrate in Corso Como e avevano fatto. Faceva la vita la signora Iriarte? La vita, la prostituzione, diciamo? L'avevo supposto io. L'aveva supposto lei? Da che cosa l'aveva supposto? Dal comportamento e da come mi parlava a volte. E sapeva che aveva un figlio o una figlia? Sì, questo l'ha già detto. Cioè, e anche detto che... Voglio capire il rapporto che aveva. Pensava che avrebbe fatto qualunque cosa. Bene, allora, inquadrato, quante volte l'aveva visto? Mi dica solo questo, per capire alla Diana Iriarte. Quante volte l'eravate vista a Milano? Solo una volta. E l'eravate scambiate il numero di telefono. Sì. Però lei aveva capito che era una persona dedita a prostituzione. No, avevo capito che era una persona che avrebbe potuto. Però il numero gliel'ha dato a questa signora, ve lo siete scambiati lo stesso. Beh, se una fa la prostituta perché non doveva andare in assolutamente, cerco di capire, assolutamente, un essere umano degno di rispetto. Però io voglio capire, vi siete scambiati il numero? Sì. Perfetto. Elma Rubio Carima, Iriarte Osorio, Diana Maria, numero 753-28-2010, ore 12:10. Vado alla pagina 39. Carima, non vieni? Tu non torni su, no? A me quanto tempo ci mette il treno per andare giù? Ci mette un'ora e mezzo. Sì, ma, dice Carima, tanto vieni perché c'è tanto lavoro qua, perché io vivo qua a Nervi, però c'è la casa qua, però vado sempre a Portofino e Santa Margherita, capito? È perché mi hanno detto pure anche Sanremo, capito? Mi avevano detto Sanremo, dice Diana, mi devo vedere con questo mio amico, dice Diana, comunque non sto tanto bene, però devo andare lo stesso, ma Sanremo, e poi mi faccio dare, ecco perché sì, Sanremo, mi hanno detto Sanremo, Santa Margherita e quelle parti là, Portofino anche, ma a quanto? No, oggi mi vedo con lui, con questo mio amico, ho capito, mi faccio dare i soldi, mi preparo la valigia e mi prendo il treno, perché sono anche senza soldi, capito? Ho capito, Diana, e mi conviene di più andare con un po' di soldi, perché non posso andare lì senza soldi, anche perché come fa dopo a girare, come faccio dopo a girare? Certo, perché non vieni da me, le dice Carina, cioè lei. No, certo che vengo. Ok, allora ti aspetto, allora va bene, dai, lavora prima da lui e poi vieni da me. Certo, devo fare così per forza, certo, perché se no come faccio a spostarmi? Tanto qua stai tranquillo, abbiamo la casa e tutto tranquillo e poi. Ma tu com'è casa tua? Abiti con un'altra persona sola? No, da sola, meglio, ho capito, meglio da sola, ho due stanze, la cucina e il salotto e l'ho presa in affitto momentaneamente, perché qua rispetto a Milano c'è tanto lavoro, Milano adesso è morta. E certo, niente, vado a Portofino io stasera che c'ho da lavorare. Carina, volevo portare anche te, ma prima stasera vai da questo e poi domani, casomai, vieni da me, va bene. E certo, perché prima di partire l'altra sera, la sera prima, e certo, mi avvisavi, dice Diana, io mi preparavo in un'altra maniera, hai capito? Certo. Poi, come tu hai detto, nulla, allora niente, io... Carina, ma sì, perché quello, non so se hai capito, ma quello mi ha detto un prezzo che a me non mi andava bene. Ah, ho capito. Gli ho detto, lui mi fa, vieni con me, e io gli ho detto, sì, ma quanto mi dai? E alla mia amica mi fa, quanto volete? E io gli ho detto, va bene, non ti chiedo tanto, 1000, dice lei, Carima, E lui mi fa, no, 1000 sono tanti, gli ho detto 1000, ma sono 500 euro a testa, caro. E lui mi fa, no, preferisco che vieni solo tu, e che non viene la tua amica. Io gli ho detto no, se non viene la mia amica non vengo neanche io. Gli hai detto perché non ti fidi, capito? È meglio sempre fare così, dice Diana, Carima. È meglio, dico, perché non ti fidi della persona. Sì, gli uomini, dice Carima, gli uomini fanno così. Lui, io li conosco bene, in effetti figurati, cioè proprio per quello gli ho detto, se non viene la mia amica non vengo io, però quando ne ho tanti di persone che hanno veramente soldi, perché sono ricchi, cioè c'è anche il figlio di Silvio, Pier Silvio, c'è anche che io vado sempre con lui, domani lavoriamo bene, aggiunge dopo lei. Allora signora, innanzitutto lei conosce il figlio del dottor Berlusconi? No. No, se l'è inventata questa cosa? Tutto inventato. Perfetto.
tutto inventato, cioè lei finge di essere una prostituta con la sua interlocutrice. Fingo di conoscere Portofino dove non sono mai stata, leggo su un giornale che probabilmente Pier Silvio frequenta molto Portofino, da lì prendo lo spunto di parlare di Pier Silvio, che non conosco mai Pier Silvio. Perfetto. Quindi però, sì, è una telefonata tutta inventata. Benissimo, la seguo, però c'è un passaggio su cui voglio tornare, perché lei fa riferimento a un incontro con un uomo dove ci sarebbe stata presente anche l'Osorio. Cioè, lei incontra un uomo, ci sarebbe anche la Osorio, cioè una trattativa sul prezzo, in ipotesi naturalmente, con rispetto sulla prestazione sessuale, che non va in porto perché lei avrebbe voluto coinvolgere l'Osorio, ma il signore non vuole, vorrebbe stare solo con lei. È così o no? Come ho già detto... Cioè, lei... Sì, dica, scusi, prego. L'Osorio l'ho incontrata solamente una volta in Corso Como, non ho avuto incontri con persone con lei, può essere che lì parliamo, siamo in due straniere... Probabilmente il testo è diverso, non ho capito neanche cosa c'era scritto. Quindi ci sarebbe stato un fraintendimento linguistico probabilmente, sì, fra di voi, perché qui sembrerebbe fare riferimento al fatto che ci sia stata una trattativa con un cliente che voleva avere rapporti sessuali, che lei avrebbe avuto alla presenza dell'Osorio. Non è così? No, non è così, e soprattutto è tutta una telefonata inventata da me, sono tutte delle cavolate. Perfetto. Comunque l'assunto, cioè il nucleo di quello che lei dice, non mi sono mai prostituita. Sì. Tra l'altro le domando, il 20 agosto del 2010, lei frequentava già Luca Risso? 20 agosto? Sì. Lei viveva a casa dell'amico di Luca Risso? Questo non se lo ricordo. La sera lo vedeva Risso? Sì. Vabbè, la telefonata successiva dello stesso tenore, la risposta immagino sarà la stessa, ma per correttezza. In che senso lo vedeva la sera? Lo vedeva la lo sera? Incontrava. Lo incontrava, signora? Voglio dire, il del locale, piuttosto che se avevate l'opportunità di vedervi da soli, capitava? Sì, mi sembra che Luca l'ho conosciuto intorno al 12-13 di agosto, e quindi sì, già ci frequentavamo clandestinamente, quindi sì, lo incontravo la sera. Poi c'è una telefonata alla 757 del 20 agosto alle 12.23, lei a un certo punto, parlando sempre con Osorio, Iriarte dice: ci devi essere per forza nella pagina 45, perché domani ci avrò come minimo 5 clienti che comunque dobbiamo fare per diversi orari della serata, cioè torniamo con cassa almeno 4.000 euro a testa. Questo lo dico io? Sì signora, lo dice lei per la verità, io le sto leggendo quello che ha detto lei, sì. Le ho fatto solo la domanda se lo dice voi. Sì, io le ho risposto gentilmente, lo sta dicendo lei. E come risponde rispetto a questa cosa? È inventata anche questa? No, non faccio cenni che non vengono verbalizzati. No, sì, parla il microfono, se no... Mi dispiace. Poi nel verbale si legge, la risposta non conta. Scusa. Beh, lei tende ad entrare in sintonia con il suo interlocutore, cioè con la prostituta... Quella signora dedita all'attività di prostituzione finge di essere una prostituta per conoscerla. Ipoteticamente dedita a prostituzione, lei finge di essere una prostituta per compiacerla. Sarebbe questo il suo meccanismo mentale? Sì. Cioè tende a sedurre l'interlocutore omologandosi a lui, vuole dire aspetti. Questo? Aspetti. Sì, omologandosi, cambi termine. Cioè è inventata questa cosa qua. Se usa dei termini che io posso capire. Signora, io... Scusi, lei poco tempo fa ha letto una... bellissima, anzi le faccio complimenti, dichiarazione, in cui c'erano dei termini difficilissimi che io sono tornata ad andare a cercare sul dizionario italiano. Quindi voglio dire, se anche il pubblico ministero qualche volta quando sulle righe si riferisce al testo che ha letto, dichiarazione che ha letto davanti al tribunale. Sì. Io ne ho avuto lettura tramite i giornali, devo dire. Sì, i concetti sono tutti miei, mi sono fatta aiutare dal mio compagno e dalla mia famiglia per scriverlo correttamente in italiano. Ci scusi se qualche volta anche noi usiamo dei termini, come dire, poco comprensibili. In effetti posso chiedere solamente che cosa significa una parola se non la capisco. No, se devo dare una risposta corretta. Per cui io avevo invitato, cerchi di non entrare in polemica, soprattutto col tribunale, che non ha nessuna intenzione di entrare e nessun motivo per entrare in polemica. Ma neanche io. Appunto. E allora quindi moderi un attimo l'irruenza delle risposte. E ho pregato al pubblico ministero omologare
non va bene. Chiedo scusa, ha ragione, chiedo scusa, ho sbagliato, cercherò di usare una terminologia più semplice. Volevo capire se lei ha mentito sostanzialmente a questa ragazza. Ecco, gliela pongo sì. Così. Ok, mettiamola così, è più pur di sentirla al telefono e speravo che qualche volta mi venisse a trovare a Genova e averla con me. Quindi lei, pur di averla con sé una sera, gli ha detto che si prostituiva. Non mi ha mai fregato di cosa faceva per mestiere. L'importante per me era avere delle amicizie e avere delle persone vicine. È quello che ho detto. Una volta che lei fosse, lei la Osorio, fosse arrivata effettivamente a Genova con l'intenzione di prostituirsi, perché pare ho detto, che lei facesse l'attività di prostituzione, lei cosa le avrebbe detto? Gli avrei detto che non c'erano, che in quella serata non si poteva fare, che mi avevano annullato gli appuntamenti, ma ormai era lì, o si fermava a passare con me una serata o se ne andava via. E quindi aveva la compagnia che... Non è tanto normale, ma non era normale. Bene, telefonata 792 del 21/8/2010, sempre con la signora, come si chiama, Osorio, Iriarte Osorio di Anna Maria, 21:35. Carina, perché non mi hai chiamato oggi? 21, signora, 21 agosto. No, è che mi sono scordata, però è che io verrò domani senz'altro, cara mia, dice Diana. E quando? Verrò, è che io adesso mi trovo vicina o di Portofino o Sanremo. Dove sei tu? Cioè, la Iriarte le dice di essere da quelle parti. Io Portofino, risponde Carina. Ah, sei in Portofino? Allora ci vediamo domani. Ok, ti aspetto. E aspetta che ti vuole salutare un amico mio. Uomo, sì? Carina, oh, chi è? Piacere, Ruby. Ah, di dove sei tu? Io sono metà egiziana e metà brasiliana. Ah, e non è che ci conosciamo, Dove lavori, cosa? Dove lavori? Perché ho conosciuto una che era metà brasiliana e metà egiziana. Karima ride. Sì, dove lavori? E io sto a Milano, però lavoro, diciamo, in giro, dice lei. Faccio danza del ventre e samba, sì. No, perché c'è anche chi lavora, una che lavora a Radeschi, che anche lei dice che è metà egiziana e metà Radeschi, conosci i bar Radeschi. Poi le dice che lui è greco della Germania, scherzando e ridendo. Parli in italiano perfettamente, le dice questo signore. Ah no, lei lo dice a questo signore e lui le risponde, sono qua anche da 10 anni, che lavoro fai? Niente, come niente, tu che fai lavoro fai? Niente, come vivi? Carina, io, e così va avanti la conversazione fin quando lei dice lavorando. Allora, questo signore l'ha conosciuto telefonicamente, se la ricorda questa telefonata? Se la ricorda? No. Non se la ricorda? Adesso che gliel'ho letta, se la ricorda? Sì. Questo era un cliente della Osorio, che lei sappia? No. Nella telefonata non mi è stato detto. Non le è stato detto. Va bene. Allora, abbandoniamo, perché esaurito, il tema Osorio e passiamo avanti. Cioè, si vede che in tutte le telefonate dico delle cavolate. Signora, io l'ascolto, il tribunale l'ascolta, gli avvocati ascoltano. Un attimo solo, signor Presidente, rimetto. Prego, un po'. Prego, scusa, c'è bisogno di, come dire, fermarsi un attimo, perché sta leggendo. Magari la troverei una cosa, un'iniziativa precisa. Anche per lei. Facciamo un quarto d'ora di riposo. Molto volentieri, grazie. Ok. Il pubblico ministero può continuare. Microfono acceso, sì. Grazie. Signora Carina, stavo dicendo, riprendiamo. Allora, adesso le do sempre, secondo questo schema che ci siamo dati, di chiedere a lei l'interpretazione autentica dal suo punto di vista delle cose che ha detto per telefono, analizziamo le telefonate col signor Passaro, avvocato Passaro Antonio, inteso Manuel. Allora, innanzitutto lei ha detto di aver conosciuto questo Manuel, che poi è l'Antonio, in questo locale notturno milanese, di essere stato ospite suo 5 giorni in via della Spiga, così? Sì. Poi quando dà l'indirizzo di via della Spiga per il centro estetico, in realtà lo fa perché conosceva l'indirizzo del Passaro, cioè un'invenzione quella? Sì. In realtà era l'abitazione del Passaro? Sì. Dell'avvocato Passaro. Bene. Allora, partiamo dalla 919. Le dico le date, le seguo attentamente. 15-12-2010. Chiaro?
15 dicembre 2010. È una lunga conversazione. Lei a un certo punto, 15-12-2010, signora Karima, ci faccia caso, parlando con il suo interlocutore, dice: sì, lavoro, e la disgrazia è che lavoro con Emilio Fede. Che bellezza passare Capodanno con lui, sono troppo contenta. Si riferisce al Capodanno del 2010, signora? Quello che deve venire. Esatto. Perché quello poi... successivo alla chiamata, perfetto, del 2010, ho detto giusto. È quello lì il Capodanno? Lei l'ha passato con Fede? No. Se l'ha inventato? Sì. Se l'ha inventato. E perché anche qui si inventa questa cosa? Se non so vero... perché mi inventavo quelle cose. Cioè lei non ha passato, non ha fatto una serata a cui era presente anche Fede? No. No. Lei in quel periodo era maggiorenne perché aveva compiuto gli anni a novembre. Si doveva comprare una macchina? No. No. Bene. Ancora non ho la patente. Benissimo. A un certo punto lei dice, e vabbò, quello lo so. Che pagina? Ma in questo momento io sto guardando al di più. Lo sai come siamo fatti noi umani? È verso la fine, avvocato. Noi ci siamo fatti umani, non ci accontentiamo, l'importante è non accontentarsi. E poi vado verso la chiusura della telefonata, che riprende. Lei a un certo punto dice... che, e questa poi è la frase che ci interessa chiedergli il senso. Parla della crisi di governo, delle problematiche politiche, eccetera, eccetera, e lei dice: meno male, io ero là a pregare tutti i giorni, speriamo che passa. Ride. Il signor Antonio dice: beh, anche perché tu tenevi sulla coscienza tutto l'ambaradam, sai com'è? Ride. Ma no, non è per quello, è perché finché ci sta lui io mangio, se no, se lui se ne va, che cazzo mangio più? A chi si riferisce? Probabilmente a Berlusconi. E che cosa intende? Cioè, diciamo, che cosa intendeva? Me lo dica lei, cosa intendeva dire con questa frase? Facciamo prima. Che cosa intendeva dire, signora? Probabilmente se dice che si parlava di politica, probabilmente. Sì, però siccome con la politica lei non mangia, io mi domando che interesse aveva a che, si capisce dal tenore della telefonata, il presidente Berlusconi, il suo assetto politico, mantenesse, diciamo, una maggioranza in Italia e lei lo ricollega a una sua stabilità economica. Semplicemente per il fatto che io continuavo sempre a dire che avevo ancora telefonate, che ancora sentivo il presidente Berlusconi, solo per quello. Cioè, voglio capire, lei ostentava con il signor avvocato Passaro, con l'avvocato Passaro, questo rapporto con il dottor Berlusconi? Sì. Lo millantava e lo ostentava? Sì. Così? Sì. E questo è il suo assunto? Sì. Quindi anche con Passaro lei ostentava questo rapporto? Con tutte le persone. Con tutte le persone. Poi, sempre parlando con lui, a un certo punto dice che la sua fortuna è che è minorenne e che, grazie al fatto che è minorenne, le supera tutte, e dice che era il suo unico punto di forza. Che cosa intende? Perché l'essere minorenne sarebbe stato il suo unico punto di forza piuttosto che un punto di debolezza? Non lo so. Non lo sa, signora? No. In tutte le situazioni che mi erano capitate, probabilmente, sia a Messina che a Catania, per tutto quello che era successo, anche quando ho avuto delle esperienze in cui sono stata denunciata per dei furti o dell'altro. Ho capito. Poi il suo colloquio con il predetto signore si fa più, come dire, netto. A un certo punto lei dice: scusami, papà, tanto per re, il papà va meritato, alla faccia, che culo che ha avuto, dice lui, ride, vabbè, tu hai, è fortunato, il papà, lo zio, lei dice, ad avere una figlia come me. E Antonio dice: esse, come lo chiami, lo zio, il nonno, come lo chiami, ride, e no, papi, Antonio, siamo a posto, risoliere, madonna mia, fai come la napoletana, il papi lo chiamava, no, la napoletana è un'altra cosa, io sono un'altra, hai capito, chi è? No, quella è la pupilla, io sono il culo, ride, ecco, mi fa piacere, quella è la pupilla e te, tu sei il culillo, gli dice lei, e vabbè, non fa niente, risatine, meglio di niente, il culatello, sto scherzando. E il tono della telefonata, per la verità ci sono delle risate, no? Era scherzoso oppure lei si riferiva effettivamente ad una intimità che aveva avuto col presidente? Era scherzoso e tiravo delle battute ad Antonio Passaro raccontando cose anche
Non vero, perché come ho detto già prima non conoscevo neanche la Noemi Letizia, anche questa cosa di Papi l'ho presa da lì. Accolgo questa, accolgo nel senso che la recepisco e poi la analizzo. Però qui passa con, parla con Passer, corretto? Io l'ho seguita fino adesso, abbiamo seguito tutti. Ostento, millanto. Beh, ora io le leggo una telefonata però, che è inambientale, una modalità inambientale. Cosa vuol dire? Che lei, mentre aspetta di parlare con l'avvocato Passero, dice alla cornetta delle frasi rivolgendosi a un terzo. Passero non ha risposto. Non è che venivano a dirle tutto, le dice una signora presente insieme a lei, poi lei ci dirà chi è. No, il problema non è stato il caso di una minorenne, il problema era Letizia ed era praticamente una ragazza che era maggiorenne, ha fatto il compleanno e lui è andato al suo compleanno, lo so, l'ho visto, sì. Nel mio caso, invece, io frequento casa sua da quando avevo 16 anni. E cazzo, le dice la signora, sì, una maggiorenne non possono mica... Cioè, incolpano anche parlare di lui, è normale. Karima dice, a parte che io ho negato il tutto, ho detto no, sono andato a casa lui, a casa sua, ma lui pensava che io fossi maggiorenne. Pensava che avevo 24 anni, certo, anche perché non li dimostro, certo. Poi dopo che ha scoperto che ero minorenne, mi ha buttato fuori casa perché io sto cercando di salvaguardare lui, certo. Così a me mi torna in tasca qualcosa. Allora, qui però lei non parla con Passero. Con chi parla innanzitutto? Se lo ricorda, signora? No. Non se lo ricorda con chi parla. Ma ha capito che, allora, innanzitutto la data della conversazione è il 26 ottobre 2010. Sono le 21:48. Lei sta chiamando il signor Passero e nel mentre attende di parlare con lui dice queste frasi. Glielo dico perché così lei capisce sì, bene. Le ha capite il tenore? Se vuole vedo la cosa, no, se no, la legge. L'ho capito. E che cosa vuole dire? Prima di tutto non mi ricordo chi era la persona perché non mi posso ricordare di quella data quando ho chiamato Passero, chi c'era con me e con chi parlavo. Sì. Ma anche lì racconto le solite cose che ho raccontato in altre telefonate. Ma mi faccia capire, ma lei perché dice che aveva 16 anni quando è andata a casa di Berlusconi? Che tra l'altro ce n'aveva 17, ma insomma... A questa persona che non ricorda ovviamente chi è, visto il tempo che trascorre. Raccontavo trascorso. Delle cavolate. Non so il perché della cavolata, ma... È una bugia? Sì, è per tutto una bugia. Però lei dice, io racconto bugie perché millanto, enfatizzo un rapporto con una persona potente, lo si può dire, spero di non offendere nessuno, potente oggettivamente, intendo, che ha un ruolo, diciamo, ecco, che ha un ruolo politico del paese, ostento questo, ma l'ostentazione dov'è nel dire, a parte che io ho negato il tutto, ho detto non sono andato a casa sua, ma lui pensava io fossi maggiorenne? Cioè lei qui dice, io con gli inquirenti ho negato tutto. E qual è la spiegazione di questa cosa che lei dice? Che forse praticamente sono tutte delle cavolate che avevo già inventato da altre persone e sono quelle collegate al fatto di dire... È per questo che forse prendo questo e questo e quest'altro, ma sono delle cavolate che ho raccontato io, non sono mai stata a casa sua quando avevo 16 anni e né tantomeno avevo contatti con lui, lo ripeto per l'ennesima volta in quel periodo e raccontavo cavolate a tutti, non so chi era con me in quel momento in casa, ma sicuramente sarà stata qualche amica di quelle che ho detto che veniva da me e raccontavo cavolate a tutti per vantarmi, a parte che credo che... Non so se è normale, però per me era normale vantarmi della conoscenza del Presidente del Consiglio. Ma ecco, ho capito, signora, mi creda, l'ho ascoltata con attenzione. Quello che non capisco è, non capisco nemmeno questa per la verità, ma insomma, quello che vorrei capire meglio è, ma perché lei si vanta nel dire che ha mentito agli inquirenti? Cioè, posso capire che uno dice, guarda come conosco bene una persona importante e potente. Ok, ma perché lei si vanterebbe... nel dire che nega con gli inquirenti ciò che lei effettivamente sa? Non lo so, ho dato versioni diverse in tutte le bugie che ho detto, ma come l'ho già spiegato non avevo una normalità io stessa, cioè l'ho acquisita da poco, stando con una famiglia e vivendo una vita normale in cui non mi sballotto da destra a sinistra scappando da un posto all'altro. Finalmente c'è delle persone che si interessano a me, finalmente posso tornare nella stessa casa, ho lo stesso armadio, lo stesso letto, ho una persona che si interessa a me e ho imparato ad essere normale, grazie a questa persona che mi sta al fianco tutt'oggi. Per quello però che, diciamo, poi, come dire, oggettivamente rileva,
insomma, comunque rileva, al di là dell'oggettivo, sono false queste affermazioni? Sono tutte così. Sono inventate, sì. Lei assume che sono inventate? Sì. Nella menzogna che racconto c'è sempre qualche menzogna, per fortuna, che dimostra che nelle menzogne che racconto nelle telefonate c'è sempre, per fortuna, qualche menzogna che dimostra che sto raccontando delle cavolate. Senta, lei ha avuto contatti diretti, telefonici, con il ragioniere Spinelli? Sì. Si è anche recata da Spinelli, no? Sì. L'ho detto prima. Senta, in una telefonata del 14 settembre 2010 lei telefona e chiede soldi a Spinelli, sostanzialmente chiede 14 settembre 2010, è 14 settembre, e chiede sostanzialmente se può provare a chiederlo, a dirgli che veramente sono in situazioni non gradevoli, dice a Spinelli. Perché lei chiama Spinelli e non il dottor Berlusconi? Perché io con il dottor Berlusconi non mi sono più sentita. Dopo quella volta che si era incavolato in questura non avevo neanche il coraggio di chiamarlo, ma avevo lasciato questo contatto ai tempi, e quando proprio mi trovavo nelle situazioni più difficili allora mi rivolgevo anche al signor Spinelli. Lei il telefonino di Berlusconi ce l'aveva, no? Perché ha detto che lei ha dato il cellulare a Berlusconi, Berlusconi l'ha chiamata, l'ha detto lei, sì. Prima, giusto? Ma il cellulare o il numero di casa di Berlusconi lei ce l'aveva? Guarda, glielo dico prima che risultano chiamate ad Arcore sue e anche, mi sembra, a Roma, ora poi vediamo, quindi per correttezza glielo dico prima. Cioè, aveva la possibilità di contattare il presidente direttamente? Guarda, io già nel litigio con la Michelle avevo perso il mio cellulare dove avevo tutti i numeri. Mi sembra che intorno al periodo di agosto avevo avuto una telefonata con la Nicole, non so se più una telefonata o un messaggio, non mi ricordo più, dal cui le avevo chiesto di avere i numeri che avevo perso, e sì, che avevo la speranza di poter avere di nuovo un rapporto con il Presidente. Con il Presidente. È il messaggino in cui lei si riferisce al Presidente chiamandolo Gesù, in maniera ovviamente metaforica, forse anche così. È quello lì, se lo ricorda? Sì. Ecco, perché non nei messaggi non dice il presidente, il dottor Berlusconi, e ricorre invece a queste metafore un po' molto altisonanti, anzi? Perché? Cioè... Gesù è nato dal fatto che nelle serate in cui sono stata lui diceva sempre una frase che diceva: l'unica differenza tra me... Vabbè, però se è una frase scherzosa lasciamo stare. Era una frase scherzosa, è da lì che avevo preso questo nominio. Quindi lei richiamava una cosa che era successa in me. Sì. Senta, signora, vorrei capire una cosa. Il signor Risso ha mai gestito i rapporti tra lei e la stampa? Come, scusami? I rapporti tra lei e la stampa. I giornali? Sì, la stampa sono i giornali, sì. O i mass media, se preferisci. No, c'è anche la giornali, stampa. Giornali. Assolutamente. No, non il giornale, la stampa. Ah, la no, stampa no, in no, generale. No. Tutti i giornali. Sì, non so, ho avuto tanti contatti con dei giornalisti quando era scoppiato il... Il Risso si interessava dei suoi contatti con i giornalisti? Sì, gli chiedevo se poteva rispondere a volte a queste persone, perché mi facevano a volte anche delle domande che erano abbastanza invasive, insistendo su determinati discorsi così. Benissimo, senta, e il Risso, Luca Risso, si relazionava, aveva rapporti, aveva contatti, sì signor Presidente, la seguo con attenzione, aveva contatti con, come si chiama, Lele Mora? Gliel'ho presentato io. Questo ce l'ha detto. Ce l'ha detto, ma è un riferimento alle interviste che lei avrebbe dovuto rendere, ai contatti con la stampa, stampa inteso di mass media, che lei avrebbe dovuto avere. Il Risso, il Mora ed il Giuliante, l'avvocato Giuliante, si parlavano, cioè si interessavano della sua persona? Questo non lo saprei rispondere. Io l'unico aiuto che ho avuto tramite il signor Mora a livello lavorativo in quel momento era la prima serata in una discoteca, quando è scoppiato il caso Ruby, e per un programma televisivo che era Calispera. Calispera? Calispera. Sì. Per me. Ma vorrei capire una cosa, ma Mora in questa fase, diciamo da agosto del 2010 in poi,
si interessa della sua persona? In che senso? Ha rapporti con lei, ha detto lei di sì. Che l'ho sempre cercato io. Esatto, al perfetto. E a che titolo Mora si interessa di lei? Prima di tutto? Dopo il primo novembre 2010, cioè dopo che lei diventa maggiorenne, Mora si interessa di lei? Prima di tutto lo cercavo io perché avevo bisogno di, dato che aveva un'agenzia, se aveva la possibilità di potermi consigliare come poter curare questa cosa della stampa o di poter lavorare almeno nei locali, dato che sapevo che si potevano fare anche delle ospitate. E poi era una persona con cui ero rimasta amica, anche perché fino a poco tempo fa si era anche proposta per un affidamento, lui e la sua famiglia si erano resi disponibili, perciò sì, sono rimasta sempre in contatto appena ho potuto avere di nuovo i contatti con il... Quindi ha mantenuto dei contatti con il signor Mora. Benissimo. E anche con Giuliante? Certo. E anche con Giuliante. Ma a un certo punto lei nomina degli avvocati, un avvocato anche molto famoso e prestigioso, non che Giuliante non lo sia, l'avvocato di Noia, per esempio. Sì. Ecco, ma lei ha continuato ad avere rapporti con Giuliante? No, dal momento che noi avevamo avuto questo colloquio siamo poi rimasti solamente amici, perché lì aveva preso che non poteva più proseguire ad essere mio difensore e mi aveva consigliato questo altro avvocato che era di Noia, che lui lo conosceva. Gliel'aveva consigliato Giuliante di sì, Noia? Sì, mi aveva detto che poteva essere un avvocato giusto da potermi aiutare in delle vicende che avevo, sia per delle problematiche che avevo giù commesse da minorenni, sia per una volta che avevo lasciato delle false generalità e avevo questi procedimenti, avevo bisogno di un avvocato, ma anche per i documenti stessi, dato che ero diventata maggiorenne. Senta, e Risso, Luca Risso, lei a quel punto era una signora maggiorenne, una ragazza maggiorenne, l'ha mai rimproverata, richiamata per il fatto che lei aveva reso interviste parlando del presidente Berlusconi? Sì, a volte mi diceva che sbagliavo risposte, perché diceva è meglio che stai tranquilla, perché devi rispondere a tutti, possono strumentalizzare ogni parola che dici, ma... un comportamento normale di un compagno che era, ecco, esatto, vicino. Stavo chiedendo questo, erano interventi affettivi, a tutela affettiva sua, cioè affettuosa nei suoi confronti, di un fidanzato, certo. A questo punto si può dire, certo. Sì? O erano concertati, cioè studiati insieme a Luca Giuliante questi interventi, a Lele Mora? No, era il mio compagno e gli interessava tutelarmi nella forma in cui ero molto più giovane di lui e meno inesperta in quello che poteva essere il mondo di fuori e come potevano essere strumentalizzate le mie parole. Ho capito, signora. Perché c'è un'intercettazione che è la 220, la 2200, del 7/1/2011, che riguarda proprio Luca. Del 7? Gennaio 2011. Gennaio 2011. Che riguarda proprio lei, Luca Risso e Luca Giuliante. Io chiederei al tribunale il permesso di leggerla. Certo, perché... Come stai? Bene, tutto tranquillo? No, dice lei, parla con Risso, signora. Quindi è lei che parla con Luca. Con Giuliante, poi interviene Risso. È lei che parla con Giuliante. Cos'è successo? Oggi ho fatto un'intervista con Repubblica, Iaia, e poi parla del fatto che anche una figlia del dottor Berlusconi ha reso delle interviste, salterei questi passaggi perché non ci riguardano, insomma nel senso non sono strettamente pertinenti. E poi lei si lamenta di Risso che interviene, dice Rubi, invece Luca praticamente era perché l'abbiamo fatta al Fellini, ero già, da tutta una serie di spiegazioni, e poi dice Luca, ma però, no, questo vabbè, questo è normale, intendo dire, io lo leggo signore, questo è il passaggio, dice Luca Giuliante, ne condividete un pezzo insieme, che lui intervenga, diciamo che è nell'ordine delle cose, cioè lei si lamentava un po' del fatto che Luca Risso fosse troppo interventista rispetto alle dichiarazioni che deve rendere lei, dice sono fatti miei, e Giuliante dice è normale che lui interventa, però Rubi, perdona se quello che hai detto è quello che hai riferito a me, mi sembrano in realtà delle risposte molto pertinenti, cioè tu non è che non devi parlare del Presidente, in fin dei conti è una persona che hai incontrato, è una persona che ti ha aiutato, è una persona che conosci. Rubi, te lo passo un secondo, va, te lo passo, e gli passa Risso. Pronto, ciao Luca, come stai? Ciao, bene, bene, tutto a posto, tutto bene. No, stavo dicendo a Rubi una cosa, poi non ho capito perché mi ha passato te, ma perché abbiamo discusso poco fa, perché è venuto qua un giornalista di Repubblica
Sì, me l'ha detto, lo conosco, mi ha detto guarda, possiamo fare un'intervista a Ruby su quello che sta facendo adesso. Sì, cosa fa adesso? Gli ho detto, guarda, fa una vita normale, lavora con me, mi dà una mano, è Risso che parla. Ora comunque l'ho messa in regola come cameriera qui da me, poi impara, insomma, stava in piscina, va in palestra, fa una vita normale, posso fargli un'intervista su questo? Gli ho detto, ma guarda, non lo so, vediamo, lui fa, sì, questo la facciamo, va bene, ok, dico la facciamo. Io ho detto, non è neanche il caso di chiedere né a Massimo né a Luca Giuliante, no? Se la vuoi fare così, sì, ho detto, non gli chiediamo, va bene. Adesso ho visto che invece ha risposto, dice Risso, a cosse sul presidente, e gli risponde Giuliante, ma guarda, io Luca stavo dicendo questo a Ruby, e in fin dei conti lei l'ha conosciuto, lei l'ha aiutato, lui l'ha aiutata, è inutile far finta che l'argomento non esista, l'importante è dare sempre delle risposte pertinenti. Ruby mi diceva che gli hanno domandato, e lui e lei che cosa ha risposto, francamente la cosa mi sembra molto pertinente. Ecco, io questo volevo sapere, come mai il Giuliante, l'avvocato Giuliante, continua ad interessarsi della sua vicenda personale, al punto che Risso sente il bisogno di dialogare con lui, anzi è lei che gli passa Risso. Cosa c'entra Giuliante? Primo, che è l'avvocato di Mora, era l'avvocato di Mora, sottolineo. Primo, la telefonata inizia con la lite con Luca Risso, ma per il semplice motivo che, come non ho mai seguito le regole dei miei genitori, non le ho mai seguite in comunità, non ascoltavo tantomeno quelle dette da un fidanzato per il semplice motivo che sei il mio compagno, non devi farmi da padre. E ogni consiglio che mi dava lo vedevo come una cosa come per sminuirmi, per farmi sentire bambina data la differenza di età che avevamo. E non tendevo mai ad ascoltarlo. Il fatto di che lui si rivolgeva a Luca Giuliante, o io gli ho passato Luca Giuliante perché sì, non era più il mio avvocato, ma è rimasto sempre un mio carissimo amico, ed era l'unico che riusciva in qualche modo a consigliarmi e il quale io ascoltavo. Molto chiaro. Però io le faccio questa domanda. Il 6 ottobre 2010 l'avvocato Giuliante ha lo scrupolo, direi quasi lo zelo, di verificare profili di eventuale incompatibilità nella gestione, diciamo così, giuridica delle sue problematiche. Poi però molto dopo, perché siamo nel gennaio del 2011, continua ad interessarsi di lei. Non aveva ravvisato profili di incompatibilità? L'avvocato Giuliante, e sì. Il mestiere erano una cosa, il lato umano e l'amicizia era tutta un'altra cosa. Non quindi era solo avvocato, era, era un problema di ricevere un incarico formale, vuole dire, sì. Lei? Ho capito, molto bene. 10/1/2011, 18/05, 23/81 il progressivo, ripeto, 10/1/2011. Ruby, Luca Giuliante, ehi là, come stai? Bene, tu? È abbastanza. Allora, novità, Luca, volevi sapere, guarda, vedo Massimo domani pomeriggio per quella cosa che mi hai chiesto. Ruby, ma hai già parlato con la persona diretta? No, lo faccio attraverso Massimo. Ah, ok, va bene, ti faccio sapere qualche cosa. Domani sera ti chiamo io, grazie, ciao tesoro, ascoltami, ti volevo dire un'altra cosa, dimmi. Potresti chiamare Luca e parlare con lui, dice Ruby, per quanto riguarda l'intervista, quella che devo fare giovedì. Che intervista devi fare, Ruby? Giuliante, Vanity Fair. Te la mandano scritta o la fai diretta, Giuliante? Ruby, no, la faccio diretta con il servizio fotografico, digli i temi che devo affrontare, quelli che non devo affrontare, così almeno lo sa già dall'inizio e non mi scassa dopo. I temi, Ruby, chiaramente tutti quelli che tu desideri, cioè non è che ci siano delle, Ruby, sì, ma se finché glielo dico io a Luca, cioè si incazza, lo stesso, adesso lui sta aspettando perché prima ti avevano chiamato insieme. Allora, anche qui fa riferimento al ruolo di Giuliante, che entra nel merito delle interviste che le deve rendere, anzi le dice di tutto tranquillamente, eccetera, eccetera. È sempre un ruolo amicale quello che svolge Giuliante. Lei aveva un avvocato, l'avvocato, il principe del foro, l'avvocato di Noia, senza nulla togliere a Giuliante. Quello era un avvocato con cui ancora non ero amica e non ci poteva neanche essere un rapporto d'amicizia perché era un avvocato, lo vedevo proprio da avvocato. Luca si era avvicinato a me anche nel periodo in cui ero in comunità, mi ha sempre aiutato, mi è stato vicino, abbiamo mangiato a volte anche in un ristorante, abbiamo sempre chiacchierato ed era per me come una figura di un fratello, quindi gli chiedevo consiglio quando ne avevo bisogno. Adesso mi segua bene, perché le leggo due intercettazioni del 12/1/2011, 12 gennaio 2011, delle 11:13 e delle 15:56, la 25:09 e la 25:49, glielo ridico un'altra volta, il 12 gennaio 2011, lei parla
con Giuliano Tessaltirei dei passaggi rilevanti dove si menzionano avvocati totalmente estranei ai fatti. Luca, Rubi, pronto, e là, ciao, dimmi, stavo dormendo ancora, ma sono in una riunione, anzi sono uscito dalla riunione. Rubi, ma scusami, ti volevo dire, hai parlato con Massimo? Sì, a posto, sì, va bene, ci sentiamo più tardi, ciao, ok, grazie. Adesso però, prima della domanda, le leggo quella successiva, che è delle 15.56 dello stesso giorno, questa era delle 11.13, del 12 gennaio. Lei parla sempre con Giuliante. Pronto, ciao Luca, un po' di convenevoli. Luca, sono fuori per una riunione, ascolta, se mi aspetti in studio ci vediamo tra una mezz'ora, tre quarti d'ora, oppure se vuoi tornare più tardi, ok, va bene. Tu sei già, sbrigo le cose, sei già andata da Massimo? Carima, no, devo parlare con Armando, sempre per quel discorso, e poi niente, vado da Lele, a Stopun, no, devi parlare con Massimo, comunque ascolta, le dice Giuliante, fai così, dimmi, e tu fai quello che devi fare, ci vediamo più tardi in studio da me. Carima, perciò dici evito Armando, non nel senso che io a proposito della richiesta, le dice Luca Giuliante, che mi hai fatto, Carima, io mi sono andato, perché chiaramente bisogna sempre muoverci di persona e ne ho parlato ieri sera con Massimo e poi vedi tu, quindi diciamo che il problema io l'ho rappresentato a Massimo, cioè vedi tu, Carima, sì, comunque il discorso è che la somma è grande. Sì, comunque il discorso, dice lei, che la somma è grande, perciò comunque, vabbè, dai, vedo cosa devo fare prima e poi ci sentiamo, va bene. Dopo passa in studio da me, ciao. Di che somma sta parlando, signora? Questo qua si trattava praticamente di quando Lele mi aveva accennato del discorso che potevo avere un'intervista con Calispera. E mi aveva però anche accennato che c'era un divieto, non ho capito bene se dal presidente Berlusconi o da qualcuno dei suoi legali per avere delle interviste nei canali del presidente. Diciamo più che un divieto, una prospettazione magari. Eh? Non lo so. Vabbè. Non so il termine da usare giusto. E la somma? Dovevo fare questa intervista per Calispera. La somma si aggirava intorno ai 10.000 euro. Per me erano dei soldi. Okay. E comunque con fattura, però mi avevano detto che c'era questo divieto da o Berlusconi o dai suoi legali, ora non ricordo. Sì. Comunque era. Fatto sta che io ho sollecitato Luca da dirgli: guarda, io non riesco ad avere contatti con queste persone, potresti per favore parlare con di noi a vedere se può togliere questo sì, divieto? Se è possibile, quindi fare quindi, questa intervista. In effetti ho avuto poi la possibilità di fare questa intervista. Quindi a scanso di equivoci, era relativa a un'intervista, non si trattava di somme economiche che lei doveva ricevere da altri soggetti ad altro titolo, era per quell'intervista. Ma era una somma grande quella lì. Sì, ho capito, ma in riferimento a una sua intervista. Per l'intervista per Calispera, che poi ho fatto nei giorni successivi appena... Senta signora, lei ha detto che ha partecipato, io lo chiamo l'interrogatorio ma ci metto le virgolette naturalmente, del 6 ottobre 2010, dove era presente il signor Lele Mora, c'era Mora? Non mi ricordo, c'era Mora? No, sì. No, chiedo scusa, ora sono stanco anch'io, Mora c'era il 6 ottobre? No, aveva parlato di Giuliante, no, Luca Risso e lei. Di Giuliante, Luca Risso e di lei, perfetto, basta. Chiedo scusa e basta. Le aveva aperto una, scusa, una collega di Giuliante. Che però non aveva partecipato all'incontro. No, se n'era subito andata. Perché che però non aveva partecipato, certo signora. Perché io avevo questo appuntamento ma ero arrivata a Milano con un'amica. Poi dopo era arrivato anche Luca Risso e lui in quell'occasione voleva che io gli presentassi Lele Mora perché era interessato ad avere dei personaggi dell'agenzia per i suoi locali, le due discoteche. Ah, quindi non è venuta a Milano con Luca Risso? No, io sono venuta con un'amica in treno, con Luca Risso mi sono sentita che ero già a Milano. Ah, ok. E praticamente lì lui voleva presentare Lele Mora per questi personaggi. Alla fine io l'ho portato dall'Ele Mora, solamente che io avevo appuntamento con Luca Giuliante, non sono mai stata puntuale, non avevo né la puntualità né rispetto degli orari che mi davano le persone, perché non ho mai vissuto di regole e di insegnamenti di questo genere. E gli ho detto: guarda, ritarderò. Lui mi ha aspettato in ufficio. Alla fine sono andata con Luca, ho colto anche l'occasione di presentargli sia il Mora che poi dopo andare a mangiarci una pizza, dato che era la prima volta che potevamo uscire in una città e girare senza avere la preoccupazione che la sua fidanzata ci vedesse o qualcosa di questo tipo, e sono arrivata in ritardo da Luca Giuliante che mi ha aspettato in ufficio. E
E poi lì si è parlato, ma eravamo io, come avevo detto, Luca Risso e Luca Giuliante, ma Luca Risso mi ha accompagnato solamente perché avevo una relazione con lui in quel periodo. Molto bene. Il 14 gennaio del 2011 la polizia, su delega di questo ufficio, fa delle perquisizioni. Come? E tra le altre fa delle perquisizioni e perquisisce anche lei, se lo ricorderà quel fatidico giorno, immagino, sì. No? Faccio riferimento alla relazione tecnica, lo dico al Tribunale, inerente all'estrazione dei dati contenuti sui supporti informatici sequestrati ad Elma Rubio e Karima detta Rubi, e fanno l'elenco di quello che è stato trovato. All'interno di un supporto informatico, di un computer, viene trovato un memoriale, un documento, chiamiamolo così, un documento, che risulta formato dall'analisi forense, una tecnica che usa la polizia per capire quando un file viene creato, cioè materialmente digitato nel computer. Scritto nel computer. Viene trovato un documento, cioè un file, formato il 2 ottobre 2010 alle ore 18:50, che io le leggo. Ho conosciuto Emilio Fede nei vari concorsi di bellezza a cui ho partecipato, Miss Muretto, Miss Curva del Sud e Miss Venere. Lo stesso Fede mi diede il suo contratto promettendomi lavoro a Milano, dopo circa 2 mesi mi trasferivo a Milano. Il signor Fede mi portò nell'agenzia di Lele Mora. Lo stesso Mora si dimostrò molto favorevole al mio inserimento nella sua agenzia come danzatrice del ventre e di conseguenza di farmi lavorare al Chiambretti Night, ignaro del fatto che io fossi minorenne. Nei 3 mesi successivi venivo chiamata da Marco Zorzetto, segretario della LN Production, per partecipare a diversi programmi TV, tra i quali Pupa e Secchioni, leggo testualmente, l'Isola dei Famosi, il Grande Fratello. Ho sempre respinto ogni richiesta di fare un casting perché sapevo che avrebbero scoperto la mia età. Non mi chiama, mi chiamo, sarà mi chiamò Lele, per conoscere i motivi dei miei rifiuti, visto che ero andata io a farmi mettere in agenzia. Dopo alcuni giorni mi chiamò Lele Mora per dirmi che avrei dovuto andare ad una scena. Io pensavo che fosse stata una scena dove avrei dovuto fare immagine, invece la sera stessa mi vennero a prendere a casa 2 auto, di cui una dei carabinieri ed una con autista, per accompagnarmi a Villa San Martino per una scena a casa del presidente Silvio Berlusconi. Il presidente mi accolse in maniera molto calorosa, tra virgolette calorosa, con molti complimenti. Alla serata parteciparono circa 30 ragazze. Cenammo con musica dal vivo e il presidente mi dedicò anche una canzone. A fine cena saremmo dovuti andare al Bunga Bunga, aperta parentesi, il suo harem personale, virgola, nome copiato dal suo caro amico libico Gheddafi, chiusa parentesi, punto. Io mi rifiutai dicendo che volevo andare a casa. Il presidente mi chiamò nel suo studio e mi disse che avrebbe potuto cambiare la mia vita. Risposi che avrei accettato se l'avesse fatto per umanità, ma non per averne un tornaconto. Si mise a ridere e con tono sarcastico mi disse che non cercava tornaconto e che lui poteva avere tutto quello che voleva. Io gli risposi che non ero tra quel tutto fra virgolette. Si mise a ridere e mi diede una busta con preghiera di aprirla successivamente in auto e mi lasciò andare via. Manca l'accento, ma è testuale: mi lascio andare via. Arrivata in auto, aprì la busta e trovai un collier d'oro con diamanti di Damiani insieme a 46.000 euro. Ero molto contenta, ma non capivo la motivazione di quel regalo. Ritornai a casa del presidente altre 3 volte. Lui credeva che io avessi 24 anni. Quando scoprì la verità, non mi volle più vedere. Così, ridendo, gli raccontai la verità sulla mia vita. Mora si arrabbiò molto e la sua prima reazione fu di mandarmi via dall'agenzia. Dopo 2 giorni mi chiamò ovviamente per venirmi a prendere. Io mi aspettavo un rimprovero, invece mi disse che voleva prendermi in affidamento. Ero felice perché finalmente avrei avuto una famiglia, peccato per la legge di merda italiana che mi portò in comunità. Allora, l'ha fatto lei questo documento? L'ha scritto lei? Sì o no? Sì. No, signora, guardi il tribunale, scusi. Ma non c'è problema. No, ma... L'ha scritto lei. Perché l'ha scritto? Perché questa cosa che avevo scritto era sempre collegata al discorso di quando Luca Giuliante voleva sapere se c'era incompatibilità. Mi aveva chiesto per 2 settimane di vederci e non mi ero mai presentata a Milano, ero a Genova. A quel momento mi ha chiesto: per favore, non puoi venire, ma almeno scrivimi un'email dove mi spieghi cosa hai detto più o meno
Sulla vicenda di Lele e tutto quanto, e io ho scritto quello. Gliel'ha mandata? No, non gliel'ho mandato, in effetti poi dopo si è avuto. Era proprio quello che io le volevo chiedere, perché volevo capire, visto che questo è un documento informatico, cioè in un computer, perché non mandargli un'email, così Giuliante aveva materia per profondersi nell'analisi dell'incompatibilità e andare invece il 6 ottobre personalmente nello studio dell'avvocato? Perché poi mi è capitata l'occasione di andare a Milano e quello lì non l'avevo neanche scritto corretto, ho scritto delle cose così, a volte anche delle panzanate. Ecco, adesso arriviamo alle panzanate, come dice lei. È vero quello che dice qui dentro? No. È falso? Alcune cose sono vere, altre sono false. Ma io non ho capito, signora, veramente non ho capito. Cioè, qui lei dice, scrive quello che vuole dire a Giuliante, quello che vuole riferire a Giuliante? Io lì cercavo di ricordarmi quello che avevo detto quando ero con i PM, da poter vedere e far capire a Giuliante dove stava l'incompatibilità con... Quindi questa... Presidente. Se ho ben capito, questo è un riassunto. Sì, cercavo di ricordarmi di quello che lei ricordava di aver detto ai pubblici ministeri, da inviare all'avvocato Giuliante nel caso che non fosse riuscito a vederlo di persona. Ok, prego. Quindi era una sintesi di quello che lei avrebbe detto, aveva detto ai pubblici ministeri in riferimento a fatti, diciamo, di cui lei ha la percezione di non verità, cioè sono vere queste cose o no? Questo che c'è scritto qua dentro è vero o no? Ci sono le cose, alcune cose che sono ci vere, sono cose vere e cose che non sono vere. Perché qui, signora, lei fa riferimento ai 46.000 euro in una busta e a un collier di diamanti, di Damiani, che lei è trovare un collier d'oro con diamanti e 46.000 euro. Sì, mi sembrava che era la versione che avevo dato ai PM quando mi hanno sentito, però io i soldi che avevo ricevuto in realtà erano i 3.000 euro. Ma allora, signora, siccome è inutile sottolineare che siamo stati di una correttezza palmare e dimostrabile, ma al di là di questo, lei perché ai PM ha detto delle cose non esatte? Ma guarda, non lo so neanche io, non sapevo qual era il vostro ruolo, come non sapevo neanche qual era il ruolo del Giallongo né di nessuno di cui si presentava, non sapevo neanche perché ero sentita in quel periodo. In tutte le situazioni che finivano delle questure, dal maresciallo Spampinato alle Gianni, in altre situazioni davo sempre delle false generalità di tutto e di più per non finire in una comunità. Ero già in una comunità, ma comunque, come le ho già detto, a volte la cavolata mi scattava automatica, ma non so neanche il perché. Ecco, su questo poi inizieremo magari la prossima udienza, direi che è una lunga parte, esatto, su se il tribunale è d'accordo naturalmente, sì, se no andiamo ad oltranza, secondo quello che disponete voi. Ad oltranza sono stato. E anche secondo il suo punto di vista, certo, ha ragione. Le faccio notare però che per esempio, ma anche in altri verbali, nell'ultimo verbale si dice alla fine: l'ufficio d'atto che prima della sottoscrizione il verbale viene integralmente riletto e tutti i presenti ne attestano la corrispondenza alle dichiarazioni rese dalla minore, che tutte le domande sono verbalizzate in maniera estremamente, anzi più puntuale, ha fatto il dottor Forno, e addirittura in neretto. Lei se lo ricorda che alla fine ha, come dire, riletto compiutamente tutte le cose che ha detto? A parte che veramente io ho messo la firma nei fogli, ma non mi ricordo di aver letto, erano cose che avevo detto. Va bene, io non entro in polemica su erano cose. Cose che avevo detto poco fa, non avevo bisogno di leggerle. Quindi questo documento era formato in funzione dell'incontro con l'avvocato Giuliante. Senta, lei oggi ha dato una spiegazione importante, una sua spiegazione importante dei fatti, oggettivamente, poi la valenza la analizzeremo. Io vorrei capire una cosa però, signora, perché qui ci sono una serie di intercettazioni che riguardano il suo attuale compagno Risso, che il 6/10/2010 si interfaccia tramite SMS con la sua allora fidanzata dottoressa Serena Facchineri, che poi è venuta a deporre qua, la dottoressa Facchineri. E lei dice il Risso: sono nel mezzo di un interrogatorio allucinante, ti racconterò ma è pazzesco, stai attento, ricordati grano, risponde la Facchineri. Io sono ancora qui, è sempre peggio, quando ti racconterò, se potrò, ti renderai conto, siamo solo a gennaio 2010 e in mezzo ci sono pezzi da 90. Non so che cazzo ci faccio qua, se vuoi ti chiamo e capisci, ti chiamo, rispondi ma non parlare, e solo se sei nel silenzio assoluto ok. Lui la mette in linea, evidentemente, e lei gli dice qualcosina alla Facchineri, la dottoressa Facchineri, ma prendeva male, ma dove sei? Perché stanno interrogando Rubi? Perché tu ascolti tutto?
è Lele o solo l'avvocato? E lui risponde, c'è Lele, l'avvocato, Ruby, un emissario di lui, L maiuscola, virgola, una che verbalizza comunque tranquilla, è tutto tranquillo, sono qui perché pensano che io sappia tutto. Poi dopo c'è un altro messaggio, ciao, ci sentiamo dopo, e una telefonata. Ma Risso, lei ha detto che è molto fantasiosa, no? Che racconta un sacco di balle e che io ho parlato di omologazione egotica, cioè di un modo di accondiscendere all'altro, lei mi ha dato ragione, ma anche Risso è come lei, cioè qui mente Risso? No, era la sua amante, cosa doveva dire alla sua fidanzata, dato che lui non era in casa? E per giustificare la sua presenza scrive che c'è anche una che verbalizza Lele Mora e un emissario di lui con la L maiuscola? Ha preso forse spunto da quello che stavo raccontando in quel momento. Cioè, comunque l'assunto... E ha preso pure lui, ha raccontato delle cavolate alla sua allora attuale fidanzata, dato che era con l'amante. Probabilmente in quel momento non eravamo più neanche nell'ufficio di Luca Giuliano. Comunque, l'assunto è che queste cose sono false, cioè che Luca Risso ha inventato... No, le raccontava la verità, era in compagnia dell'emissario. Io sono gentile, ma lo sia anche lei. Io volevo dire questo. Che bisogno aveva Risso per giustificarsi con la sua compagna di inventare la presenza di un emissario di lui, non si sa chi sia lui, si può immaginare, o di Ruby, o di Lele Mora, o di una che verbalizza. Ma perché non so dare le spiegazioni, già non so dare spiegazione delle cavolate che sparavo io, so, posso dare mai spiegazione delle cavolate che sparava lui all'attuale fidanzato? Insomma, lei qui mi dice che Risso ha inventato, questo è il punto. Ma è normale, era un amante. Dicendo che quelle persone che erano presenti, quello che ha detto lei, e non sa per quale motivo Luca Risso... Esatto. Probabilmente perché ha trascorso la serata con me. Ci sono poi due lunghe intercettazioni con il Risso, e una che riguarda il Risso e la sua ex fidanzata, la Facchinieri, dove a un certo punto lui dice lei e su che si sono fermati, do i riferimenti, chiedo scusa, 7-10-2010 0039, quindi di sera 7-10-2010. Sì, è la famosa mezzanotte 40, dopo la cena, la pizza, eccetera, eccetera, nell'ufficio di Giuliante, nello studio di Giuliante. Lei e su che si sono fermati un attimino perché siamo alle scene arde con il P, con la persona, ma figurati, sì, con lei, poi ti racconterò tutto, eccetera, eccetera. Ora, signora, nel documento che noi abbiamo trovato nel computer, noi ufficio requirente, non c'è traccia di scene arde. Cioè lei lì, hard immagino si possa dire, no? Vuol dire sessuale, hard, giusto? Corretto, signora? Mm-hmm. Sì o no? Cosa? Hard è in riferimento a sessuale, immagino. Non c'è traccia in quel documento. Cioè nel documento che lei forma, che lei... Era finito e poi sono poi andata io a Milano nel colloquio, no, con Luca Giuliante, non ho inviato neanche quel documento. Ah, ho capito. Era incompleto, cioè. Era dice... incompleto. Ho capito. Il documento era incompleto. Ho cavolate che ho raccontato ai PM di, come le ho detto già, di due personaggi che si masturbavano, di altre situazioni, ecco, completamente inventate. Le scene hard sarebbero le bugie, o diciamo così, le inesattezze che lei avrebbe detto ai pubblici ministeri, inventando scene anche erotiche non vere di persone che non ho mai conosciuto, che non ha mai conosciuto, e che stava raccontando a Giuliante per riferirgli quello che aveva detto ai pubblici ministeri. Ma in quel momento la frase era di Luca Risso, non è una frase sì, ma dice la verità Risso, no? Ma continua a raccontare panzanate alla fidanzata, dato che era con me. E forse però lei non ha capito, vabbè. No, il discorso è io posso aver chiaro. Capito l'orario, ma aspetta, lui doveva motivare anche. Mi stia a sentire un attimo. Allora, il discorso è molto semplice. Lei ci ha detto quello che c'è scritto nel documento che ho scritto io, sono un tentativo di riassumere le cose che ricordavo di avere detto ai due pubblici ministeri. Sì. Punto. Poi sono andata, invece il documento non l'ho mandato, sono andata al colloquio con Giuliano, okay? E in questo colloquio, a questo punto glielo domando io, lei ha fatto anche riferimento a quelle scene che ha detto prima, a cui non ha mai assistito, che non sa che siano avvenute, eccetera, eccetera, tra personaggi famosi, scene di carattere sessuale? Lei a Giuliante... in quella incontro sì.
ha raccontato altre cose rispetto a quelle che ci sono nel documento? Avevo raccontato in un incontro determinate cose, ma ora non mi ricordo di quell'incontro io che cosa ho raccontato esattamente. Sì. Ma di certo il documento del computer era incompleto. Il documento non era inviato. Quindi lei ha raccontato anche altre cose, certo, che quello era incompleto. Queste ulteriori cose riguardavano anche, e non vogliamo sapere nomi né altro, scene sessuali, tra approcci sessuali con persone famose, non sue di lei. Sì, sì, ho capito. Ho capito. Questo non me lo ricordo, però in effetti la frase che c'è nella telefonata è tra Luca Risso e la sua ex fidanzata. Sì, non... Era per spiegare, se magari. Sì, in effetti ho provato a rispondere, probabilmente non mi sono espressa bene. No, era solo Risso riferisce alla Facchinetti quello che lei starebbe dicendo a Giuliante. Giusto? Mm-hmm. È giusto, signora? Allora, secondo a volte raccontando anche delle cavolate. Aspetti un attimo, stiamo cercando di capire. Esatto. Siccome Luca adesso scrive queste cose, ok? Stiamo cercando di capire se siano, in soldoni, bugie di Luca Risso o bugie che lei stava raccontando a Giuliante. Perfetto. Era solo questo. No, cercare di capire. Bugie di Luca Risso che inventava la fidanzata dato che stava con me e non aveva da dare spiegazioni. Ok, basta. Era questo, la ringrazio. Bene, signor ci Presidente, prima, ecco, esatto. Perché siamo tutti esausti. Allora, perché rimanga a verbale, signora, le devo chiedere la cortesia di tornare il prossimo venerdì 24, speriamo di possiamo terminare. Fare 10, se non le dispiace. Lei arriva da Genova alle 10, forse meglio anche per lei. Sì, grazie. Alle 10 ci vediamo e speriamo di finire, così poi la liberiamo definitivamente. Speriamo, grazie.